Io sono Luca Pandolfi della Pontificia Università Urbaniana e do il benvenuto a tutte voi e a tutti voi. E farò una breve introduzione e poi diamo inizio a questa prima sessione del nostro congresso internazionale. Allora, come voi sapete, il congresso sarà in 3 giorni, mercoledì, oggi e domani, giovedì 18 novembre. Ci troveremo insieme la mattina dalle 8:30 alle 13 e poi il pomeriggio dalle 15 alle 17:30. Il venerdì, ultimo giorno, invece faremo congresso insieme solo la mattina, dalle 8:30 alle 13:30, chiaramente orario di Roma. Dico orario di Roma perché questo congresso, come voi sapete, è in traduzione simultanea in 4 lingue ed è in streaming su Zoom e sarà registrato con 6 ore di differenza. Man mano che verranno svolte le varie relazioni e i vari laboratori, verrà registrato su YouTube e sarà visibile 6 ore dopo, e questo permetterà anche a tutti gli amici, soprattutto del continente americano, che sono di notte attualmente, di poter seguire il nostro congresso. Congresso, come sapete, appunto, è online e attualmente abbiamo già quasi 350 persone collegate in Zoom, più tutti i presenti in questa aula e nelle altre aule dell'Urbaniana che abbiamo attrezzato, divisi per lingua, di modo che rispettiamo le norme di contrasto alla pandemia e allo stesso tempo ci ritroviamo insieme a fare il congresso. Vedrete che anche per il fatto di essere online, le nostre relazioni non saranno lunghe, non ci saranno lunghe conferenze di un'ora, ma interventi densi di 15-20 minuti che poi daranno lo spazio a un dibattito tra i relatori e poi con le persone presenti online e qui in aula. Come appunto dicevo, per chi si collegherà dopo, tutto sarà vedibile per tanti giorni su YouTube e questo è una cosa buona perché possiamo riascoltarci alcune conferenze che casomai ci hanno particolarmente colpito o poterle vedere anche con distanza di tempo. Tutte le informazioni comunque sono sul nostro sito dell'Urbaniana. All'interno del congresso, che è appunto sulla multiculturalità e la formazione, sia nel mondo universitario che nel mondo della vita consacrata, e presenteremo nella giornata di domani una ricerca che ci ha visto coinvolti insieme ad altre istituzioni quasi 4 anni. E quindi, se il congresso sarà focalizzato su multiculturalità e formazione, vedrà anche la restituzione dei dati e delle interpretazioni dei dati raccolti durante questi 4 anni. Un grazie particolare va alla Fondazione GHR, la GHR Foundation di Minneapolis, ma poi il rettore farà il ringraziamento ufficiale, perché tutto questo, sia la ricerca che il congresso, è anche grazie a loro. Quindi io lascio la parola per il saluto al rettore magnifico, il professor Leonardo Sileo, e poi ascolteremo il messaggio di Sua Eminenza il Cardinal Luis Antonio Tagle, che è prefetto della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, ma anche nostro Gran Cancelliere. Grazie e buon congresso. Bene, grazie al professor Pandolfi che ha reso possibile, in particolare grazie anche alla sua esperienza in questo nostro congresso così tecnologico, così in realtà effettivamente blended in presenza e anche in telepresenza. Saluto tutti voi, saluto anche l'ambasciatrice del Marocco, grazie per questa sua presenza. So che ci sono anche delle altre personalità e altri ambasciatori, però non li ho individuati, quindi un caro saluto e un ringraziamento per l'onore che ci rendete. Saluto poi il Sua Eminenza che è tornato così per questo evento qui nella nostra università. Io devo ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile il lavoro di questi quasi 4 anni, perché potesse essere onorata la fiducia che questa fondazione di Minneapolis degli Stati Uniti ci ha accordato. In particolare ringrazio la dottoressa Kathleen Mahoney che ha fatto discernimento sul progetto, ha deciso di appoggiarlo e finanziarlo accompagnandolo fino a questo momento.
E ringrazio poi coloro che hanno collaborato in partnership con il nostro Istituto Superiore di Catechesi e Spiritualità Missionaria per la realizzazione della ricerca e anche per questo incontro che sicuramente potrà avere dei buoni effetti non soltanto per la presenza immediata di quelli che sono collegati, per noi che siamo qui e nelle altre aule, anche per una ruminazione spirituale e intellettuale dei contenuti che ci vengono offerti. In particolare devo ringraziare l'Auxilium, per l'Auxilium che ha collaborato con il nostro istituto, in particolare la professoressa Suor Enrica Ottone, che ha co-promosso, co-diretto fin dall'inizio la ricerca. Ecco, non so, ecco, bene, grazie infinita. Bene. E poi tutte le università che hanno, come dire, aderito a questo progetto sono ben 10, e poi anche le comunità religiose scelte in particolare per la loro caratterizzazione multiculturale. Bene, questi ringraziamenti, devo aggiungere anche i ringraziamenti alla nostra segretaria generale, all'economa, a tutto lo staff del personale non docente che ha lavorato per le ultime attenzioni logistiche, e poi tutti coloro che, come dire, attraverso la loro presenza, la loro partecipazione, danno vigore e contenuti a questo congresso. Bene, prende avvio stamattina un lavoro che rappresenta il traguardo di una ricerca socio-pedagogica e antropologica, fin dall'inizio intitolata Multiculturalità, formazione e competenza interculturale nelle università pontificie e nella formazione della vita consacrata. Dunque 20 comunità femminili e maschili di formazione alla vita di comunità, 10 istituzioni universitarie. Sono state scelte in quanto caratterizzate, mutuo le parole del preside, da una forte multiculturalità dei formatori, delle formatrici, dei formandi e delle formande, come dei docenti e degli studenti e delle studentesse. Comunità queste, quindi, espressione della bellezza del volto pluriforme della Chiesa. Questa espressione fu usata da Papa Giovanni Paolo II nel nuovo millennio in Eunte, che in questo presente pensano e preparano il futuro della missione della Chiesa, che è di evangelizzare in tutti i singoli i continenti della geografia della vita umana, ogni persona umana. L'Università Urbaniana è nata missionaria nel 1627. A partire da quello stesso anno è stata sempre comunità multietnica e multiculturale ed è stato creativo laboratorio di processi interculturali e poliglotti. Immaginate, la poliglotta vaticana è nata con Propaganda Fide, in particolare con il Collegio Urbano, l'antenato della nostra università. A beneficio della fecondità, dell'inculturazione e radicazione del Vangelo in ogni angolo della terra e presso ogni gruppo umano, tanto monoculturale quanto multiculturale. Mi permetto di indicare la nostra università come esperta sia del concetto chiave del convegno, la multiculturalità appunto, sia della responsabilità di tenere viva e forte la tensione formativa alla pratica del discernimento di adeguate metodologie di incontro e dialogo interpersonale, di integrazione delle differenze e diversità di ogni tipo e quindi di superamento delle stesse differenze e diversità nella costruzione di comunità e società fraterne. Non posso anch'io non far riferimento alla limpida affermazione di Papa Francesco assunta
dal preside, credo, e dagli altri organizzatori, quale esergo dell'intenso e vario programma dei lavori congressuali che ha letto il professor Luca Pandolfi. La diversità fa sempre un po' paura, eccetera. Ora, il Santo Padre ci ha ripetutamente, non solo in questa circostanza, posto dinanzi alla responsabilità morale degli atteggiamenti che decidiamo di assumere rispetto alla diversità, avvertendoci che mentre il chiuderci nella nostra cosiddetta identità significa negare futuro alle nuove generazioni e infrangere il sogno della fraternità universale, l'aprirci a tutti gli altri secondo le rispettive differenze ci rende ideatori e realizzatori di un progetto per tutti, di un noi che abita la casa comune. Mi riferisco in particolare al capitolo primo dell'enciclica Fratelli Tutti. Mi sia consentito di esemplificare il percorso formativo di ascesa che consegue dall'atteggiamento di apertura verso le diversità, differenze culturali ed etniche, riferendomi al terzo criterio per un rinnovamento e un rilancio del contributo degli studi ecclesiastici a una Chiesa in uscita missionaria che Papa Francesco ha illustrato nel proemio della Veritatis Gaudium. La multidisciplinarità, in quanto manifestazione della diversità dei campi del sapere e delle metodologie ad essi adeguate, postula la interdisciplinarità, e questo passaggio è un dato epistemologico ormai acquisito. Affinché però essa non sia destinata a rimanere nella sua forma debole di approccio che favorisce una migliore comprensione da più punti di vista di un oggetto di studio, aggiunge il Papa, occorre rivolgerci, cito, alla sua forma forte di transdisciplinarità come collocazione e fermentazione di tutti i saperi entro lo spazio di luce e vita offerto dalla sapienza che promana dalla rivelazione di Dio. Fine della citazione. Ma allora, perché non immaginare che l'apertura alla molteplicità delle culture non debba fermarsi ad ambire solo a delineare competenze interculturali, ma che nel contempo assolva il compito di dare impulso alla fermentazione della consapevolezza di ciò che si trova oltre le differenze culturali, già che primo e primario per ciascun uomo e per tutti gli uomini in ordine al dono e alla dignità della vita. Mentre ringrazio tutti voi che contribuite alla riuscita dell'evento e a tutti voi che avete lavorato di nuovo per prepararlo e assicurarne il proficuo svolgimento, manifesto così la convinzione che esso, questo convegno, costituisca un contributo, per piccolo che sia, al perseguimento del quarto criterio di rinnovamento degli studi ecclesiastici indicato da Papa Francesco, quello di acquisire, cito, uno stile di costruzione della storia, un ambito vitale dove i conflitti, le tensioni, gli opposti, le diversità possono raggiungere una pluriforme unità che genera nuova vita. È in gioco, di fatto, l'autenticità del futuro di tutti e per tutti. Grazie e buon lavoro. Buongiorno, buongiorno, bonjour, buenos dias, good morning to everyone, good morning. Chiedo scusa per aver arrivato in ritardo. L'informazione che ho ricevuto che il convegno comincerà alle 9, no? Però, ma sì. Confesso a tutti voi.
Ringraziamo l'Istituto Superiore di Catechesi e Spiritualità Missionaria della Pontificia Università Urbaniana e la Unione Internazionale Superiore Generali per la ricerca su multiculturalità, formazione e competenze interculturali nelle università pontificie e nella formazione alla vita consacrata. Il progetto è stato elaborato nel 2017 e oggi nel Congresso internazionale abbiamo la restituzione dei risultati della ricerca. Un grande ringraziamento al professor Luca Pandolfi, ordinario di antropologia culturale nell'Istituto Superiore di Catechesi e Spiritualità Missionaria, e della professoressa Suora Enrica FMA, ausiliatrice della grande famiglia salesiana, ordinario di pedagogia interculturale nella Pontificia Facoltà di Scienze dell'Educazione Auxilium in Roma. The project that we have, the research project, I think is better seen in the wider context of Veritatis Gaudium. In number one of Veritatis Gaudium, it is said, and I quote, "Closely linked to the Church's evangelizing mission, which flows from her very identity as completely committed to promoting the authentic and integral growth of the human family towards its definitive fullness in God, is the vast multidisciplinary system of ecclesiastical studies. This system has developed over the centuries from the wisdom of the people of God under the guidance of the Holy Spirit and in dialogue with and discernment of the signs of the times and diverse cultural expressions." It's a very dense and profound paragraph from Veritatis Gaudium. So the demand, therefore, coming from the missionary identity and calling of the Church for the renewal of ecclesiastical studies, to be in dialogue with and to discern the signs of the times and the diverse cultures, also through interdisciplinary approaches. And I would like to think that this research is already a fulfillment of this desire for the ecclesiastical faculties and universities to engage in this intercultural dialogue, mindful of the signs of the times and also of the variety of cultures existing in our world. Now, the Veritatis Gaudium indicates some criteria for the renewal of ecclesiastical studies in line with intercultural dialogue and discernment. The first is contemplation. Beholding the face of the Trinitarian God and acquiring a mysticism of living together. Wow, imagine if every religious community and formation house lives by the mysticism of the Trinitarian communion. All will be beatified at once. And so the foundation is not just culture, but the communion and the communicatio of diverse persons in unity. The second criterion is the wide-ranging dialogue leading to a culture of encounter. And the universities are being asked to promote this culture of encounter. Encounter between what?
between all the authentic and vital cultures, thanks to a reciprocal exchange of the gifts of each in that luminous space opened up by God's love for all His creatures. What a beautiful expression in Veritatis Gaudium. And we hope that the universities and the research centers would be that luminous space, wow, a luminous space, opened up by God's love so that there will be an authentic exchange of gifts of different cultures. The third criterion is interdisciplinary and cross-disciplinary approaches, already quoted by Father Sileo. So, interdisciplinary, but more profoundly or strongly cross-disciplinary approaches, carried out with wisdom and creativity in the light of revelation. And fourth, the need for networking between institutions worldwide that could cultivate and promote ecclesiastical studies and common research. And this research, I think, is a good example already of networking, starting here in Italy and then with the rest of the world. I have lived a big portion of my ministry as a seminary formator. That's why I'm very much interested in the results of this study. I served as a rector of a seminary that slowly, slowly became also international and intercultural. So I know the need for this intercultural approaches and understanding. I also taught in universities for a long time. And the last class that I had in the Philippines, in Manila, 70% of my students were not Filipinos. They were from countries of Asia, Africa, and Oceania. I would like to give you a test. How will you indicate the number 3 using your fingers? One says this. How about the others? One says that. Another says this. Some say this. Others do this. No? I saw someone saying like that. Paul Hebert, writing an article or a section of a book entitled Missionaries as Global Mediator, points to that fact that missionaries nowadays should be multicultural mediators, mediators of cultures, mediators of different mindsets. And in fact, they are already thinking or talking about hybridity of cultures, not just interculturality, but hybridity. I am a living example of that. My grandfather, maternal grandfather, was born in China and migrated to the Philippines and married a Filipino Chinese. So my mother is part Chinese, part Filipino. My father claims that he has some Spanish ancestry, which might be true, and Filipino. My grandfather was a Buddhist who became a Christian. So every day in the house is intercultural dialogue, interreligious dialogue. And look at me, I'm a hybrid of cultures. And how many people like me would be present in a university and in a formation setting? How exciting.
Oh, but we trust in the Holy Spirit, who blows mightily. The Holy Spirit, who is the source of diversity and also the source of unity. So please enjoy this this international convention. And how I wish I could really stay, but I have to beg your pardon again. I have to move to another online meeting. The Institute of Missiology of Aachen is celebrating today its 70th anniversary. And I was asked to give the keynote address, you know, online on intercultural exchanges in the promotion of the mission of the church. So I will tell them that there is a similar congress happening here in the Urbaniana. So, tante grazie a tutti voi, buona giornata e buon lavoro per questi tre giorni. Grazie, grazie. Bene, ringraziamo Sua Eminenza, Salamat. È bello che abbia ripreso questo concetto della Trinità, che è materia di studio della professoressa Longhitano, preside dell'istituto prima di me, e che ha iniziato la ricerca, perché la ricerca iniziò esattamente con la professoressa Longhitano, che colse questa intuizione, possibilità di andare a studiare la multiculturalità e l'intercultura nella formazione universitaria e nella vita consacrata. E come avete visto, il congresso si svolge su diverse dimensioni, appunto perché è multidisciplinare e interdisciplinare, come il nostro istituto ormai da più di 20 anni porta avanti in termini proprio di stile, cioè la pluralità disciplinare per la formazione delle studentesse e degli studenti. E infatti noi avremo una sessione di filosofia interculturale come focus, una sessione di teologia interculturale e poi nel pomeriggio oggi affronteremo la interculturalità che sfida anche le scienze umane, la sociologia, la psicologia, gli studi antropologici culturali, la pedagogia. Però iniziamo con quello che fa parte un po' della formazione classica del mondo religioso. Di solito la prima formazione è una formazione di tipo filosofico. Anche a chi fa un baccellerato in teologia gli si chiede prima di aver fatto studi di filosofia. Oppure si danno studi di filosofia quando si inizia la teologia. Infatti la prima sessione sarà proprio la filosofia e la formazione in filosofia interrogata, inquietata, sfidata dalla multiculturalità e, come diceva il Cardinale, sia dei formatori che dei formandi. Tipico delle università pontificie in Italia, a differenza della maggior parte delle università italiane, dove un po' tutte le università oggi sono internazionali, cioè hanno studenti che provengono da tutto il mondo, ma non tutte le università hanno i formatori, i docenti che sono di provenienza internazionale. Le università pontificie da alcuni anni sono così. E anche la formazione alla vita consacrata, che vedeva di solito formatori di provenienza europea o di matrice europea formare persone di tutto il mondo, oggi noi abbiamo già nei formatori delle tante congregazioni maschili e femminili formatori che vengono da tutto il mondo, che formano persone che vengono da tutto il mondo. E la domanda che ci facciamo è: cosa cambia questa diverso background, appartenenza culturale, nazionale, linguistica, continentale? Iniziamo con chiederci cosa succede nella filosofia. Quindi ringraziamo il Cardinale, Sua Eminenza, per il suo intervento, ringraziamo il Rettore e lasciamo spazio alla professoressa Congiunti, che modererà la sessione su la filosofia sfidata dall'intercultura, ordinaria di filosofia della natura e direttrice del nostro istituto sulla non credenza, le culture dell'Università Urbaniana. La prego di venire qui e chiamo anche il professor Severino Ngoegna dal Mozambico, che non vedo, dove sta? Ah, eccolo qua. Difficile non vederlo perché è abbastanza grande. Alla professoressa mettiamo una sedia più lunga. Che viene dal Mozambico, sarà poi presentato degnamente dalla moderatrice, che invito a mettersi al centro perché così avrà il monitor di controllo
della sessione e avremo due invitati, il padre Selan da Chennai in India, per loro è pomeriggio e si collegherà online, e la professoressa Sukel da Santiago del Valparaíso, se non sbaglio, sì, da Valparaíso in Cile, e quindi siamo dall'altra parte. La professoressa Sukel veramente ci rende un grosso servizio, perché per loro sono le 2 di notte, quindi ha deciso di collegarsi online in diretta anche a un'ora così tarda. Quindi avremo 2 qui e 2 in collegamento online. Per il professor Goegna è un ritorno in Urbaniana, ma lascio alla professoressa Congiunti la presentazione. E grazie ancora. Bene, mi unisco ai ringraziamenti e ringrazio in modo speciale gli organizzatori di questo convegno proprio per aver dato il giusto spazio alla filosofia. La più volte ricordata Veritatis Gaudium conferma appunto gli studi filosofici come primo passo per ogni studio ecclesiastico, ma soprattutto il tema di questo convegno non può che avere un primo passo filosofico. La filosofia nasce da sempre dalle culture, dall'incontro delle diversità e dalla ricerca di ciò che ci unisce. In modo speciale, certamente, in questi ultimi tempi siamo inquietati, e cito il professor Pandolfi perché mi è piaciuta molto questa espressione, siamo chiamati ad una inquietudine positiva, cioè a pensare più profondamente al rapporto tra le diverse discipline e tra le diverse culture. Nei tempi contemporanei, che certo Occidente ha chiamato appunto postmoderno, come richiamato nel titolo di questa sessione, ma in modo speciale nei nostri ambienti, quindi queste comunità accademiche e comunità di vita consacrata più volte ricordate nell'ora precedente, in cui si dà realmente un rapporto tra le diversità nell'unità che stimola moltissimo il pensiero. Voglio solo ricordare come nella Fratelli Tutti sia impostata questa originale tensione tra l'amicizia sociale, che è l'amicizia di chi è simile, e la fraternità universale, che unisce nell'unità tutti i diversi. Voglio ringraziare in modo particolare i nostri relatori, il professor Robin Saya Silan, che ci segue dall'India in linea, la professoressa Lorena Sukel, che ci segue in linea dal Cile, e il professor Severino Elias Nongegna, che invece è qui presente con noi nell'aula magna dell'Urbaniana. Sono 3 grandi specialisti della tematica e provengono da continenti diversi. Ricordo alcuni particolari di ordine tecnico, proprio perché il convegno ha questa grande dinamica, come è stato illustrato dal professor Pandolfi, è bene che gli interventi si condensino in 15 minuti. Dopo questi avremo il tempo e il modo di dare nuovamente la parola ai nostri relatori in modo che dialoghino fra di loro. Quindi seguirò la stessa sequenza di intervento, dando uno spazio minore, 5 minuti ciascuno, perché possa fare riflessioni su quello che hanno detto gli altri o addirittura porgere domande ai propri interlocutori. Se rimarrà del tempo, perché dobbiamo chiudere alle 11, potremo dare voce anche alle domande che possono essere digitate nella chat o anche ai presenti in aula. Voglio subito presentarvi il nostro primo relatore, il professore Robin Silan, gesuita, professore associato di filosofia e direttore del Satya Nilayam Research Institute dello Loyola College di Chennai in India. Ha conseguito il dottorato in filosofia presso l'Università di Madras e ha condotto numerosissime ricerche in svariati centri accademici nell'ambito della filosofia della religione, del dialogo interreligioso e della filosofia interculturale. Ha anche insegnato come visiting professors in alcune università statunitensi come la Joseph University di Filadelfia e la Georgetown University di Washington. Ha pubblicato numerose monografie, ricordo l'ultima proprio del 2021, Venturing Together, The Role of Interreligious Dialogue Today. Lascio quindi la parola al professore, che dovrebbe essere collegato. First of all, the topic. There's a lot of sound. Is it from my end? I'm sorry if it's from my end. Okay, it's all clear.
The topic of my presentation this afternoon, brothers and sisters, is opportunities and challenges in intercultural encounters in religious formation centers. I'd like to first of all place my gratitude to the Urbania University for this opportunity, to all the organizers of this conference for inviting me. And I have a special word of appreciation and thanks to all my own formies and my fellow formators. I just want to make this presentation quite simple. Before that, let me introduce myself. My name is Robin. I am a Jesuit professor here in the Department of Philosophy of Loyola College. It is also a seminary, which is called as the Sacred Heart College, Ecclesiastical Faculty. And I'm also the director of the research institute. We have a few doctoral candidates with us. Kindly excuse me for this, there's a power cut, but then it will be okay in a minute. And at this present moment, I'm not actually keeping well. I'm hospitalized, but then for this occasion, I said I should attend this. And so I'm here. Let me just begin my presentation. The presentation is about opportunities and challenges. Human encounters are very simple, but they are also complex, especially when they come with different cultural settings, even more when there are two humans who are candidates of religious life, now within one monocultural setting, which is called the religious life, noticeably within the frames of a religious formation center. It becomes more complex when the religious formation centers face the double tasks of introducing or strengthening formies into a new religious culture. Along with sustaining the good or positive elements that they bring from their own native cultures. Now let's also talk about the formators. The task becomes more complex because the formators also continue to grow in their own particular religious culture and in their own particular congregation, with having a greater awareness of their own respective native culture. The formators either decide to distance themselves completely from it or immerse totally into it or strike a midway. Additionally, since religious formation takes place within a wider setting of the universal church, the tasks are further complexified. In other words, intercultural encounters in religious formation settings need to be understood carefully and analyzed for efficiency and relevance. And so there are twofold purpose of education within religious formation. Number one, to basically help formees learn the basics of philosophy, theology, consecrated life, etc. But beyond this, it is to help the formees and the formators discover the society from different angles. As Du Bois said in his 1903 seminal work, The Souls of Black Folk, the function of the university is not simply to teach breadwinning or to furnish teachers for public schools or to be a center of polite society. It is first and foremost, it is to be the organ of that fine adjustment between real life and growing knowledge of life, an adjustment which forms the secret of civilization. So what am I going to what presentation am I going to make now? It is to philosophize these and focusing more on learning and education in religious formation centers. I'm using a phenomenological method and a deconstruction method from the Indian contexts to be more precise. And I'm going to consider three challenges present in formation centers and also present them as opportunities for a better formation in the Catholic Church. But just very quickly, I'm not going to elaborate on the Indian context, but very quickly, the religious formation in India cannot be mute to what is happening around us. At this context, I'm sure the world knows what we are undergoing. There's a growth of intolerance, fundamentalism, communalism, increasing poverty, polarization, and hatred.
And they all affect, continue to affect us collectively and individually. At this present moment of in history, we in India are undergoing a tremendous transitional time from a sort of an established church to a church which is really awakening up. It is necessary to sincerely delve deep into the socio-cultural realities and realign our formation accordingly, especially at the level of education, chiefly philosophy, theology, and spirituality. So the following paragraph that I have developed is against this background. So the three challenges that I would pose for our consideration in this conference is the spaces within, the double experience of double consciousness, and epistemic pluralism. So these are the three challenges that I thought I could just focus for. Of course, there are many more challenges, but considering the lack of time and considering that we have only just 15 minutes, I would like to focus only on these three. Number one, the spaces within. In any formation center, there are three players: formies, formators, and the religious structure. Now, I'm playing and putting religious structure as a player because structures have a juridical life, and therefore they also need to be considered as a key note, a key player. Now, these players, we all operate within a space which is called a practice space. And in a way, that practice space is also a protective space, which means they are also safe spaces wherein the formies can learn, discover, and shape up one's own self, chiefly in collaboration with the other two players. Now, what is practice space? Which means mistakes do happen, especially while it comes to understanding one's own self and culture and accepting others with their own specific cultural backgrounds. And it is inevitable, or in a way essential, to grow up as intercultural persons in multicultural settings. Formies. You know, when formies come inside, they are entering a very strange world. They're entering into a different culture, a strange culture, because the religious culture is very different. And that strangeness can sometimes make the person who enters either feel ashamed of his or her own specific culture, or feels too proud or superior to adjust to a new setting. The formators, on the other hand, they fail to understand the formies with their specificities because they also have their own background, cultural background, especially with regard to their worldviews, ways of relating, behaving, etc. They forget that the formation houses are spaces within which the young ones need to grow. Now, this I wrote because I had a specific experience in Zimbabwe. The Indian cultural ethos is quite different from the cultural ethos in Zimbabwe. For example, in Zimbabwe, the way the elders are respected is slightly different from the way elders are respected in Indian culture. So the formators forget that formation houses are spaces in which each one can grow. If you forget that it is a space, then I think there arises some problems. The formators face an additional challenge of generation gap, especially in the context of formal education within religious education. The third player, religious structures. They have evolved over time-tested practices and put it within inverted commas, and therefore they expect the formies and the formators to fall in line as it invites them to enter into a new religious culture, which is often distinct and separate from the outside social culture. While cultures are indispensable, the tendency to become overtly institutionalized becomes problematic. And so we have rigidity, categorization, compartmentalization. These all can make intercultural context artificial, if not outright denial of cultural settings for the formies and the formators. Now, I work in an international formation house, and therefore I see how religious structures can sometimes become too rigid in understanding the others. A related issue is
the universality, uniformity type of understanding of religious culture. Since there is a certain universality in congregation, the desire for uniform practices in each of the houses, especially in formation houses, can occupy that space. And that space, once it is occupied, it can be problematic. When uniformity overrides individual cultural factors, then interculturality becomes difficult. Seeking a balance between both these can be cumbersome, but nevertheless necessary. So the idea of universality can also bring an elitist approach, especially in its architecture, etiquette, and courtesy, and could also inject feelings of inferiority in the formies and the formies. This needs to be kept in mind, especially when sometimes our theologies and philosophies can appear to be elitist, namely those that negate the existence of social injustices, especially within the context of India. So I go to the second point, double consciousness. I will not read this, but it is just to point out a little factor. Jesuit coming from India, or any other priest coming from India, we have two or three identities. One is an Indian identity, one is a state identity, one is a caste identity, one is my language identity. So we have so many identities, and religious, national, linguistic, and ethnic becomes more challenging when it comes to interculturality. Du Bois again says, it is a peculiar sensation, this double consciousness, this sense of always looking at one's self through the eyes of others, of measuring one's soul by the tape of a world that looks on in amused contempt and pity. And so this double consciousness needs to be kept in mind in our educational system in the formation house. The caste consciousness of, I take it for a sort of an, I assume that most of you are. Okay, thank you. I understand that most of you are aware of the caste consciousness, and this becomes all the more complicated here. And therefore, a thorough context-based analysis of the society is needed at the time of formation. More specifically, placing our studies in the context of the people cannot be underestimated. I go to the third point, epistemological pluralism. There are several ways of knowing, but what has happened here in India, especially, Eurocentrism, Vedic centrism, Brahmin centrism, they continue to dominate our thinking patterns. And that remains a challenge to learn from others without placing an axis point. Unfortunately, much of our theologies and philosophies are still Eurocentric, and heavy concentration on Western philosophy is placed. How does it affect interculturality? In intercultural relationships and communication, there is an element of decentering, but with emphasis placed on the West, other cultural philosophies get sidelined. And so, epistemological pluralism, on the other hand, appreciates and acknowledges the facts. The current education system, both in formation centers and in other education systems, relies solely on information gathering and passing on to the students. And so I'm saying that we need to consider that we need to move down, go away from this Eurocentric idea, which we have absorbed both consciously and subconsciously. Both in content and method, when only a monotype is presented as the best way, then there emerges a hierarchical type of understanding, resulting eventually in stereotypes. And so setting up standards of quality based on the best has advantages, but also disadvantages. So learning to accommodate each other's approaches, competencies, knowledges is a real challenge in multicultural formation. This point on perspective is important. The perspective of the subalterns is quite often ignored. And I'm proposing that epistemological pluralism also takes into consideration the perspectives of the Dalits, the tribals, the marginalized groups, the excluded groups here. I move to the last few points, and then I would like to conclude. There are three other opportunities which I am proposing. Ontological assumption, historical inquiry, which is studying local histories, and sociology of absences. Unlike other religions,
In Christianity, there is space for reason, growth, and change in our understanding of ourselves. And so with greater awareness of the existence of other philosophies and theologies, the current time is best suited to question many of our ontological assumptions on our relationships with God, ourselves, the others, and with nature. Interrelated and interdependent as we are, awareness of human dignity, freedom, etc. provides a further opportune time, especially in the wake of the upcoming Synod 2023, just ended COP26, COVID-19, etc. And the historiographical inquiry, the point here is, while we study national world history, how many of us really understand our own respective local history, the history of our village or town? And I'm saying, at the most, those who become missionaries spend time in learning about the culture of a mission place. But beyond this, formation in seminaries can offer courses leading up to understanding the local culture of the place where they are situated, the culture of those formers who come from other places, and the cultures of the formators. I just skipped to the last point, sociology of absence. This term was developed by Boaventura de Sousa Santos, a sociologist. It means both the general silences around particular experiences and the way in which these silences are actively created through particular processes. So it enables an address of what is marginalized, suppressed, and of what has not been allowed to exist in the first. It focuses on the processes that obstruct connections to be made between different struggles and knowledges to demonstrate how the incompleteness and inadequacy of counter-hegemonic forms is produced. Our formation has both a need and opportunity to study these absences or silences or silent voices. In the context of India, this is an opportune time for us to get ourselves familiarized, especially as the church is increasingly becoming aware of the voices of oppression. The context of the Dalits, tribals, widows, transgenders, and others need more to be understood. And I would like to conclude by saying that there is a need for intercultural translation. I'm not explaining this now for want of time. Let me just quickly go to the conclusion. Our contemporary society continues to see vast changes, and it is too difficult to grasp the speed in which these changes are taking place. One of the challenges is noticed in our way of living together in multicultural settings. On the one hand, there is a deep misgiving and intolerance, but on the other hand, positive elements of mutual coexistence are there. And so religious formation centers cannot be blind to these, especially in its educative elements at various levels, including at the university educational level. Identifying a few from the Indian context was the focus of this presentation. We need to have such a focus in order to become relevant in our ministry and in our lives as religious, seeking to glorify our Creator. Thank you. Ringraziamo moltissimo il professore per questa relazione così profonda, che è partita dalla complessità dell'essere umano e poi lo ha sviluppata nei contesti multiculturali, multireligiosi dei centri di formazione che egli ben conosce. Ricordiamo solo alcune frasi: "There are many ways of learning, there is ever a space for reason." Direi che questo è il messaggio della filosofia. Grazie moltissimo, il professore potrà di nuovo intervenire facendo domande o riflessioni dopo gli interventi degli altri due relatori. E adesso ci spostiamo nello spazio e nel tempo e arriviamo in Cile per dare il benvenuto alla professoressa Lorena Zuckel, che è ricercatrice accademica nel Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università Tecnica Federico Santa Maria in Santiago del Cile. Ha conseguito il dottorato in filosofia in Spagna presso l'Università di Deusto e ha insegnato filosofia in diverse università cilene. È soprattutto dedicata alla filosofia interculturale, su cui ha scritto svariati articoli scientifici. Ricordiamo, per esempio, Interculturalidad y Reconocimiento,
Escritos Interdisciplinares. Diamo il benvenuto alla professoressa Lorena Zuckel. Io mi scuso perché la nostra aula magna ha un'acustica meravigliosa, ma non fatta per questi mezzi, per cui noi qui sentiamo molto poco e un po' confuso. Prego. Grazie. Buongiorno. Bienvenida. Les saludo desde Chile, muy contenta de poder acompañarles esta mañana a la distancia. Quisiera agradecer a la Pontificia Universidad Urbaniana de Roma por este encuentro, a todos los organizadores y en especial al profesor Luca Pandolfi. Hablaré en español. El contexto de este escrito. El 25 de octubre de 2020 se realizó en Chile un plebiscito nacional para consultar a la ciudadanía si estaba de acuerdo con iniciar un proceso constituyente que redactara una nueva constitución para el país. Dicho plebiscito fue precedido por un centenar de protestas efectuadas un año antes a lo largo de todo el territorio nacional, protestas que aludían a la urgencia por incorporar derechos sociales a la Constitución, como salud, educación, vivienda digna, sistema de pensiones y derecho al agua, entre otros, en medio también de demandas por reconocimiento y la necesidad de un cambio de sentido en las relaciones humanas y con el ecosistema. Entre estas, el reconocimiento de pueblos originarios, reclamando con ello no solo la mención constitucional, cuestión ya presente en otras constituciones latinoamericanas sin resultado determinante, sino la incorporación de escaños reservados que representen a todos los pueblos que perviven en el país en la redacción general de la Carta Fundamental. Esto implica su presencia en la discusión sobre régimen político, forma de Estado, sistema de justicia, modelo económico y medioambiental o derechos fundamentales, entre otros. Lo que hace del proceso un hito nunca antes visto en mi país, pues permite que los distintos pueblos trabajen en la redacción de la Constitución desde una hoja en blanco, esto es, que puedan fijar las reglas con las que se redactará los títulos que involucrará, además del contenido que impulsará perdón, la convivencia futura en el país. En efecto, esta gran mesa de 155 personas elegidas para escribir la nueva Constitución llamada Convención Constitucional está conformada no solo por quienes se reconocen como chilenos o chilenas, sino también por representantes del pueblo mapuche, aymara, rapanui, quechua, licanantay, diaguita, coya, Kawashkar, Chango y Yagán. ¿Por qué empezar con esta pequeña descripción coyuntural en el marco de esta ponencia? Porque esta se entiende, tiene sentido en el decurso de una serie de diálogos que hemos llevado a cabo en congresos, clases, investigaciones y escritos que han tratado de develar de manera crítica las paradojas de la realidad chilena, tratando de visibilizar la importancia de la interculturalidad y el reconocimiento en el marco de las demandas históricas de los propios pueblos. La educación intercultural ha sido un espacio clave de las últimas décadas como respuesta a estas demandas y habrá que reconocer los avances al respecto en ese largo camino de luchas y reconocimientos, pero en el escenario que hoy estamos llevando a cabo se vuelve esperanzador poder revisar y eventualmente reformular las ideas que han dado pie unilateralmente a estas alternativas y normativas, abriendo la posibilidad de redistribución del poder y el acceso a un sistema justo que asegure la dignidad de la vida. Me voy a saltar un párrafo para la traducción. Vamos al punto 2, sobre la filosofía intercultural. En los años 90, se comienza a hablar con fuerza también de una filosofía intercultural. Esta, como escribía Raúl Fornet Betancourt el año 94, se mostraba como, cito, la alternativa histórica para emprender la transformación de los modos de pensar vigentes. Esto significaba, como escribiera un año más tarde, invitarnos a asumir los desafíos de los tiempos, pasando de un pensamiento que piensa y repiensa su tradición hacia un pensar que, sabiendo que no hay pensar sin tradición, invite a ser su tradición en la comprensión de una filosofía con características teóricas, prácticas e históricas. Desde allí, se trataba entonces de una filosofía que,
abierta al diálogo entre culturas, examine críticamente la pregunta sobre por qué piensa como piensa, para ir explicitando la parcialidad monocultural de sus principales conceptos. Entre los encuentros que surgieron esta década, encontramos el Congreso Internacional de Filosofía Intercultural, cuya primera actividad se realizó en Ciudad de México el año 1995. La inauguración de este estuvo a cargo de Raymond Panikkar. En su conferencia mostró a la interculturalidad como el imperativo filosófico de nuestro tiempo. Esto porque se había vuelto ya entonces un concepto de moda, preciso de defender como un espacio crítico, pero también porque lo entendía como aquello que hace de la filosofía un lugar de preguntas sobre preguntas, que permite la problematización perenne de la vida y el mundo, obligando a mover los conceptos y a la filosofía misma desde un simple ensayo como lo es acercarnos, mirarnos, escucharnos hacia sí mismos. Días después, entre otros conferencistas, Dina Picotti, la filósofa argentina, hacía ver que la interculturalidad entregaba a la filosofía una necesaria interpelación. Así lo mostró en dicho encuentro, desde la experiencia de abandono y de marginación que se experimentaba en el continente americano, pero también en aquellas situaciones comunes a nuestros países que conviven con la negatividad desde diversas lógicas y modos de pensar, de diversos lenguajes y modos de conocimiento, de organización, de economía, como también de sentido ético y de espiritualidad. Como se ve, se inauguraba el primer Congreso de Filosofía Intercultural con la asimilación de un objeto desde el movimiento, la experiencia, la interpelación, acciones que describen a la interculturalidad como un proceso abierto a la diversidad y a la novedad. El trabajo de reflexión que aquí se inauguró hoy ya lleva 13 encuentros realizados cada 2 años aproximadamente, y aunque con nuevos rostros y temáticas, los objetivos siguen actuales. Llevar estas ideas a las políticas gubernamentales, las educacionales, por ejemplo, sabemos que no es fácil, pues se trata de una apuesta crítica por entender que lo que pueda parecer lo mejor y más seguro quizá no lo sea, o no lo sea para todos. Desde aquí, como dice el filósofo chileno José Santos, cito, la interculturalidad es siempre un riesgo, una apuesta, no hay seguros ni medidas previas que garanticen un resultado. La educación intercultural en Chile. Desde el año 2010, el Estado ha hecho la opción explícita de incorporar una medida intercultural en sus aulas. Desde entonces, los establecimientos educacionales tienen la obligatoriedad de incorporar en su currículum mínimo un curso llamado Lengua Indígena, con un diseño para idiomas aymara, mapuzungún, quechua y rapanui. Esta alternativa se da en aquellos recintos que tienen un porcentaje superior al 20% de estudiantes de ascendencia indígena. El Ministerio de Educación en Chile da cuenta de 1.500 establecimientos con dicho curso, de 9.335 que al año 2017 incluía estos estudiantes en sus aulas. Este curso, de 4 horas a la semana, cuenta con una educadora o educador tradicional, persona responsable de transmitir los conocimientos culturales y lingüísticos a las y los estudiantes del establecimiento. La idea es fomentar la interculturalidad, centrando el curso en la rehabilitación del presente histórico desde el uso y comprensión de las palabras en sus respectivos idiomas, no mostrando, como se hizo por décadas, la historia de estos pueblos como identidades pasadas, sino enfocándose a las actividades actuales de las comunidades. Con todo, esta instancia presenta al menos 3 dificultades que quisiera destacar en relación con el contexto en el que se da y se propicia, en relación a la idea de presente sin pasado y sobre los que no cuentan, los que no están considerados, los inmigrantes. Sobre el lugar y el contexto.
Como indican estudios sobre el mismo, la implementación de estos propósitos no se puede lograr sin la retroalimentación de un contexto que acompañe lo que realiza el educador tradicional. Si bien las voluntades de algunos directivos y de las familias logran animar espacios con compromisos por la interculturalidad, preparando sitios adecuados para ceremonias culturales, realizando talleres y actividades que son agregadas al currículum oficial, estas no son suficientes para acompañar el proceso, toda vez que depende precisamente de la voluntad, los recursos y la disponibilidad de las comunidades, pero más aún cuando la realidad nacional no está preparada para acompañarla. Esta cuestión se puede apreciar en la inexistencia de un currículum intercultural que aliente la disposición general de los otros profesionales de las escuelas, debido a la inexistencia de programas, de carreras de pedagogía del país. Desde aquí, por ejemplo, ¿qué hace que el profesor de matemática, música o castellano se incorpore al diálogo intercultural en sus escuelas desde sus respectivas materias? Algunas escuelas insertas en las comunidades mapuche, por ejemplo, permiten que el curso lengua indígena se pueda realizar en una ruca, una casa mapuche elaborada con materiales extraídos directamente de la naturaleza y habitualmente de forma circular, mientras las otras materias se realizan en una sala de clases tradicional, que habitualmente se construye de concreto y con forma cuadrada. De esta experiencia, un educador tradicional mapuche nos comenta, cito: el mapuche tiene un kimun, un conocimiento, al revés. El mapuche no tiene un kimun cuadrado como una esquina de esta casa, no es así. El mapuche tiene un kimun redondo, en forma de círculo. Entonces, eso es lo que nosotros cambiamos ahí con la lamien María Isabel, la profesora. Hay que ver si le torcemos la mano, pero no de golpe, porque hay que pasar los planes y programas. Fin de la cita. La activación de planes y programas no son los únicos pasos a seguir en el tránsito de los objetivos promulgados en estos programas estatales sobre educación intercultural en Chile, sino también una serie de procesos requeridos que diversos autores llaman gestión de las diferencias étnicas, que significa la asimilación del vocabulario organizacional chileno. 5 minutos, por favor. Vale. Unas cuestiones que parecen intransables hacen alusión a la educación que han recibido los educadores tradicionales. Me voy a saltar algunas cuestiones, ¿no? Al punto 2, sobre el pasado y la memoria. En el discurso de apertura de quien preside la Convención Constitucional en Chile, la académica mapuche, Elisa Loncón, resalta la importancia de la historia, la memoria y las biografías colectivas para los representantes de sus pueblos, en esa importante reunión. Ella dice, voy a citar: cuando la gente de mi pueblo se presenta, habla de los que partieron, de nuestros mayores, es lo que nosotros denominamos Kipalmé. También hablamos de los territorios de origen, del país de la infancia, es lo que llamamos Tugún. Durante los últimos días he podido escuchar, queridos constituyentes, los Kipalmé y los Tugún de cada uno de ustedes. Qué bello suena este palacio con todos nuestros ancestros y ancestras, con todos nuestros territorios, con toda nuestra memoria. Lo que quiero decir con esto es que solo presente no es presente, ¿no? Es necesario para estos avanzar con el pasado, con sus abuelos y abuelas. En tercer punto, sobre la inmigración, no voy a leer, solo decir que no hay aulas, cursos especiales que apoyen el rápido acceso de la población inmigrante que está llegando a Chile, ¿no? Y hay mucha discriminación con respecto al color de la piel y también, lamentablemente, y por cierto, decir que se trata de inmigrantes pobres que están llegando a nuestro país. Para finalizar, sobre la dignidad de la vida. Lo relatado hasta ahora, y ya para terminar, implica lo que Stefón y Corbalán describen como la distancia entre la teoría y la práctica. Hay estudios que ponen de manifiesto modelos de escuelas
reconociendo tipos excluyentes, asimilacionistas, multiculturales o interculturales críticos. Pero aún este último, que intenta enfrentar los desafíos desde los principios de justicia social y dignidad humana, se ve enfrentado a la realidad de los establecimientos educacionales sin planes y actividades concretas ni políticas de real interculturalidad, que apuesten por la dignidad de las personas. La mayoría de los logros dependen de las voluntades de algunos directivos o profesores que se encuentran en algunos de estos proyectos. Desde aquí, la filosofía intercultural sigue siendo un imperativo de nuestra época. Esto implica contradecir la idea de chilenidad, de ciudadanía, de legalidad o de nación que generan exclusión y dolor. Como indica Raúl Fornet Betancourt, es menester un diálogo intercultural que afirme, cito, la fundamentalidad prepolítica de la dignidad del ser humano, a quien no lo acredita un pasaporte, su credencial es su corporal realidad humana, fin de la cita. Y desde allí, desde la apertura antropológica, agrega, surgirá el desafío de tejer nuevos principios que apuesten con un estatus jurídico intercultural. Este desafío tiene hoy la Convención Constitucional en Chile, aunque, sabemos, no solo es un desafío que en Chile se presenta. La filosofía intercultural invita a practicar una antropología contextual que se encargue de la realidad cargando con esta, esto es, aliviando la carga de quienes más duro llevan el camino de ser humanos. Como dice Raúl, desde la hospitalidad y la convivencia, desde el cariño y la ternura, y podemos agregar, desde la condolencia por tener que viajar sin quererlo, por tener que aprender un idioma a la fuerza, por rezar a un Dios desconocido. Una aproximación crítica a los acontecimientos que hoy aún nos aquejan como humanidad. Desde la filosofía intercultural significa pasar de la tolerancia a, cito, ver en ellos una fuente para enriquecer el mundo propio, lo que es práctica de acogida y justicia al mismo tiempo. Gracias. Ringraziamo moltissimo la professoressa che ha fatto anche una lezione, direi, sulla storia e sul metodo della filosofia interculturale in Cile, realtà che costitutivamente è multiculturale, interculturale. È molto bella, ha attraversato ambiti così diversi, la lingua, i concetti, gli spazi anche in cui si insegna e i programmi didattici che ovviamente devono essere modulati su questa ricchezza. Voglio solo ricordare tre frasi molto suggestive, questo richiamarsi innanzitutto che la filosofia interculturale parte da sé, da quello che noi conosciamo, quindi un pensamento che pensa e ripensa su tradizione. L'identità della filosofia come lugar de preguntas, veramente molto bello, e poi questa affermazione della fondamentalità prepolitica della dignità del ser umano, veramente molto ricca e molto bella. Grazie di cuore, ascolteremo poi volentieri di nuovo le sue riflessioni, ma prima vogliamo presentare il nostro ultimo relatore che è qui con noi fisicamente presente perché l'Africa è vicina, il professor Severino Elias Nonghegna, professore ordinario di filosofia interculturale nell'Università Pedagogica di Maputo, in Mozambico. Ha conseguito il dottorato in filosofia della storia all'Università Gregoriana di Roma e anche per questo parla un eccellente italiano e ha poi compiuto studi approfonditi di filosofia all'Università di Sorbona a Parigi e all'Università di Friburgo, dove si è specializzato in scienze filosofiche. Dal 2015 è anche rettore dell'Università Tecnica del Mozambico e quindi sa tenere insieme la ricerca, l'insegnamento e anche gli incarichi istituzionali. Professore invitato anche in numerosi centri accademici in Europa, Brasile, Stati Uniti, ha coordinato svariati congressi e ha pubblicato innumerevoli volumi sempre nell'ambito della filosofia africana, la filosofia interculturale e la filosofia pratica. Prego, professore. Io non c'ho l'abito di ringraziare se mi chiedono di lavorare. Anche perché ho già molto lavoro, quindi è un lavoro supplementare, quindi non ringrazierò nessuno perché mi fanno lavorare. Io tra il mio percorso di vita c'è anche l'Urbaniana, qui sono stato studente, ho vissuto al collegio urbano e io ho imparato a conoscere l'Africa a Roma,
perché quando siamo da un paese, nel mio caso è il Mozambico, conoscevo un po' del Mozambico, della mia regione, ma è l'Africa un nome. Come d'altronde molti di voi, se vi dite europei, però se vi dico dove è la Finlandia, o la Norvegia, o la Danimarca, o cosa si mangia, è semplicemente un nome. Il Roma mi ha aiutato a conoscere, eravamo 300-400 studenti qui a Urbaniana, provenienti da molte parti diverse del continente. Ho sentito i diversi parlare, i diversi linguaggi, ho toccato le diverse sensibilità e mi sono veramente scoperto a Roma africano. Dopo questo è il mio passaggio di santità, nella mia finestra vedevo praticamente la finestra dove il Papa parla, sono andato in Francia, sono stato 2 anni, ho vissuto in un castello, questo molti di voi non hanno sperimentato. Sono stato 2 anni a vivere in un castello di Rothschild, che è un castello che è stato dei Rothschild, poi ritirato dai gesuiti, è diventato un dei più grandi centri culturali, aveva la seconda più grande biblioteca di Francia nell'epoca. Il mio primo impatto è stato con un signore che mi ha ricevuto, un prete che si chiama François Hess. Io mi dico, ma Hess è un nome tedesco, e lui è stato offeso, non mi ha parlato per 3 mesi, perché era alsaziano e praticamente era dalla parte francese che non parlava con la parte tedesca. E io ho scoperto che il tribalismo praticamente non si confinava al continente africano, aveva altre parti del mondo. Questo professore poi mi ha preso una bicicletta, siamo stati amici, io con la bicicletta andavo a fare pallone nel quartiere vicino al castello dove abitavo. E la polizia, la prima volta che mi ha visto un nero in quel quartiere aristocratico che in bicicletta mi ha fermato, ha dovuto accompagnarmi all'interno e hanno detto sì, lui abita qua. Ma lui abita qua? Sì, abita qua. E ogni volta che passavo la polizia mi fermava, c'è le Noir du Château. Io ero il nero del castello. Avevo un nome che mi sono portato durante tutto il mio soggiorno in Francia. Io sono stato l'aristocratico nero del castello. Dopo questo mio soggiorno sono andato in Svizzera, dove sono stato più di 15 anni come professore di filosofia interculturale, e c'erano banche dappertutto. Era la mia epoca di capitalista, vuol dire, dopo la spiritualità di Roma sono andato all'aristocrazia della Francia, mi sono trovato nel capitalismo più sfociato, dove banche c'erano dappertutto in Svizzera. Mentre cercavo di gustare o pregustare cosa fosse il capitalismo o il banchierismo o il finanzierismo, non so come chiamare questo, un giorno sono stato richiamato a tornare al Mozambico, perché il mio paese, dove è stato comunista per molti anni, aveva bisogno di introdurre una filosofia che fosse alternativa a quello sistema, e avevo identificato in me qualcuno che avrebbe potuto partecipare, che era un contenuto di insegnamento diverso. E quando mi sono tornato a Mozambico ho domandato una questione molto semplice, è quello che pongo a voi, mi pongo a me e continuo a porre a tutti con cui ho da dialogare: a che cosa la filosofia deve aiutare a portare risposta? Penso che fare un programma di filosofia e domandarsi prima quali sono i problemi delle persone, gli imperativi del tempo, le questioni fondamentali, il costringimento, e domandarsi qual è il ruolo della filosofia, a che cosa e in che modo può aiutare a dare risposta. Questa è una questione che mi sono posto a Mozambico negli anni 90 e è una questione che continuo a pormi. Penso che è la questione fondamentale che si deve fare ogni persona che lavora in questo ambito che noi chiamiamo ambito filosofico. Le risposte che mi sono dato quando ero a Roma, a quello che mi sono dato quando ero in Svizzera o in Francia, sono risultati diversi da quello che ho dovuto darmi quando mi sono trovato in Mozambico. Eppure vivo nel stesso mondo. Però se il tempo era uguale, le circostanze e il modo di guardare a questo stesso tempo erano diverse. Dicendo questo, voglio dire o portare a voi una delle definizioni più interessanti o più caratteristiche della filosofia. Tutte le critiche che possiamo fare a Hegel, penso che concordiamo tutti quando lui dice che il filosofo è amico del suo tempo.
La sua definizione è che la filosofia è il tempo appreso tramite i concetti. Vuol dire il filosofo non c'ha nient'altro da fare, non fa nient'altro che pensare il tempo in cui si trova a vivere tramite la concettualizzazione. Io aggiungo sempre una tesi di Ortega e Gasset che dice: io sono io e le mie circostanze. Quindi la persona che pensa il tempo, e pensare il tempo non è il Cronos, è anche il Kairos del tempo, o anzi è più Kairos che Cronos, non è tanto il svolgimento cronologico degli eventi che passano nella temporalità storica, ma è il senso che questi eventi hanno. Però chi pensa sia il Kairos sia il Cronos è sempre un individuo situato nello stesso nello spazio e nel tempo. E questo fa in modo che la universalità, a quella francese del XVIII secolo, a quella università di enciclopedisti che faceva dell'Occidente l'unico posto partendo dal quale si può pensare al mondo, sia oggi chiamato etnocentrico anche dagli antropologi. Oggi noi diciamo che perché le nostre circostanze sono diverse, pensiamo lo stesso tempo tramite le nostre circostanze, pensiamo il tempo con i nostri linguaggi, con la nostra maniera di essere, con il nostro vissuto, e non c'è universalità che parte dal sopra e di non essere sotto, ma è come ne, è il dialogo tra le diverse maniere di pensare il tutto che fa l'avvicinamento all'universale. E questa è l'interculturalità. Possiamo dire che l'interculturalità è il continuo pensare universale, ma non partendolo da una forma di sopra in direzione a sotto, di universalismo preconcepito, etnocentrato, ma è accettare che solo tramite un dialogo continuo tra diverse maniere di percepire il mondo possiamo dire che cosa è l'uomo, che cosa è il mondo, cosa è l'umanità. In che tempo viviamo? Questa domanda mi è venuta fuori vedendo i dibattiti sorti l'anno scorso, soprattutto tra i grandi decisori del mondo. Un grande funzionario dell'FMI si diceva: noi abbiamo vissuto il tempo moderno, premoderni, postmoderni, umani, postumani, abbiamo ad ogni era questi tipi di connotativi per delimitare e per descrivere l'epoca e il mondo in cui ci troviamo a vivere. E lui ci diceva: con il Covid-19 è molto difficile sapere in che era stiamo vivendo. L'era del Covid, e lui si diceva: bisogna che il tempo passi perché possiamo ulteriormente o posteriormente avere delle categorie del pensiero che si permettono di dire in realtà che tempo stiamo vivendo. Voi sapete che noi chiamiamo la post-storia, l'epoca post-umana, la post-moderna, in teoria dopo aver vissuto la modernità e la post-modernità, ma la nostra epoca è la prima che pretende dire le cose come sono nel momento in cui le vive. Quindi il post-umano non è dopo l'umano, perché altrimenti non saremmo più qua. Diciamo che viviamo un posto umano, ma siamo umani, siamo qua. Noi siamo gli unici, no? La pretensione non c'ha limiti, no? Post storia, post umano, post... tutto il post lo viviamo noi nel momento in cui stiamo, magari siamo post terrestre, non so molto bene cosa sia. Comunque, pensando in che cosa fosse o potesse essere il tempo in cui viviamo, io mi sono sentito male, devo confessarvi, e spero farvi sentire un po' questo sentimento di sconforto che ho vissuto riflettendo sulla categoria del tempo in cui viviamo. E se riesco veramente a portare sconforto a qualcuno, io sono felice. È che quando uno guardava la televisione, cominciando da Roma, cominciando dall'Italia, da Brescia, dal nord Italia, si parlavano di quantità di persone, soprattutto di anziani che morivano. Di ospedali pieni, ospedali senza materiale per dare la respirazione, l'ambulanza. Si parlava di Lisbona, del Belgio, si parlava proprio dell'Europa che teoricamente, tradizionalmente, aveva migliori condizioni.
Noi avevamo una paura perché si diceva che quando questo arrivasse a Africa saremmo morti tutti in 24 ore. Abbiamo assistito a quell'episodio di Cina, gente cadeva per terra. Che cosa fa il filosofo in queste circostanze? Che cosa fa il pensiero? Come apprendere il proprio tempo, vuol dire le proprie circostanze tramite i concetti. E come fa il filosofo che si trova nel nord del mondo, che teoricamente è quello che in migliori condizioni vede i suoi a morire quotidianamente, a pensare a questo tempo? Lo pensa della stessa maniera che sta nel sud, che guarda con paura che questa malattia arrivi? E qual è il significato di questa malattia per me, per l'altro? E come fare, come ne pensare assieme, partendo dai nostri punti diversi, la situazione temporale che troviamo a viverci? E cinque parole che venivano ricorrentemente in tutte le televisioni, in tutte le lingue, in tutti i programmi sul Covid era: bisogna fare il distanziamento sociale, bisogna fare il confinamento, abbiamo ospedale non ospedalieri, il livello di disoccupazione, quindi di crisi economica, aumenta, e morte, il numero di persone che continuavano a morire. Distanziamento sociale, confinamento, ospedale in ospedalieri, problemi nel lavoro e il numero di decessi che non cessava di aumentare. Quello che mi ha stupito, ho passato una notte guardando questo, mi sono fatto l'idea chiara che questi erano i cinque aggettivi che meglio caratterizzavano il mondo in cui viviamo. A un certo momento mi sono detto: quando si parla d'Africa si parla di questo. I migliori aggettivi che caratterizzano l'Africa è il confinamento, continente d'altra parte che ha bisogno di tutti i passaporti. La professoressa diceva che l'Africa è vicina, ma è quello che deve stare lontano. E quando si vive in Africa, dentro al proprio continente, si è lontano dai centri del potere, sia nazionale sia straniero. Quando gli africani della diaspora sono in Europa, quando sono in Brasile, vanno a São Paulo a pulire le case dove abitano, è Detroit, è New York, e è quello che sta succedendo nella Roma che sono tornati dopo 30 anni dei miei studi. Vedo molti ragazzi, signore, che lavorano, vivono qui nel quotidiano, che tutta la gente li vuole per fare le cose pratiche, sono nascosti nelle cucine, però vivono in una città non come cittadini, ma come quasi robot postmoderni, che devono fare cose che gli altri non vogliono fare, ma non fanno parte della città e della società. Il confinamento, il distanziamento sociale è quello che caratterizza questa categoria che io posso chiamare d'africana o d'africanità. Ospedali ospitalieri, gli africani non sanno neanche cosa sono. Sarebbe quasi un insulto domandare: ma insomma avete delle medicine? Avete, se guardate cosa dice la gente del Covid, il rapporto del Covid è che praticamente l'Africa ha 1% dei vaccini che cercano nel mondo intero. Io, come sono nato a Mozambico, vengo dal Mozambico, Mozambico è un paese interessante, potete visitare una volta. A 70 km da Maputo c'è un centro creato dall'Unione Europea sulle biotecnologie. E hanno dovuto spostare un medico che conoscevo molto bene, perché lì facevano esperimenti per la malaria, e lui diceva che non potete sperimentare sulle persone, bisogna praticamente solo quando siete sicuri che la gente può sopravvivere sperimentare sulle persone, la gente moriva. Adesso questo ministro è stato cacciato via, c'è un nuovo ministro, il governo funziona. Settimana scorsa abbiamo saputo una cosa molto volgare, che la Pfizer sta sperimentando sulle donne incinte la medicina prima di poter vendere al primo mondo. È ufficiale, è scritto nei giornali, nel telegiornale. La Pfizer, la grande Pfizer, sta sperimentando su donne incinte i suoi vaccini, se per caso funzioneranno, praticamente saranno vendute al mondo intero. È un paese veramente molto interessante, tramite cui guardare o pensare che cos'è un ospedale ospedaliero in ospedaliero. E poi c'è il quarto elemento, che è la questione dell'impiego. Vuol dire, quando dici
la persona, a Mozambico c'è una frase molto, molto carina, si dice che noi abbiamo il 90% di lavoratori nell'informale, è per dire che è gente che non ha veramente lavoro. Vuol dire, quando guardiamo in Occidente che c'è la crisi perché molta gente è ricaduta nella disoccupazione, e ho fatto strade con delle persone che oggi trovo molto più persone a domandare a Roma, stranieri o no, di quando ero studente io qua, si vede che effettivamente la situazione economica è difficile. Ma che cos'è la difficoltà del lavoro per la comunità, gente dove il 95% non sa... Ma io vengo da lontano, quindi più 5 minuti, per piacere. Che cosa sia... E l'ultima è la morte. Guardate che quando vediamo quello che è successo in questi ultimi tempi, soprattutto più in Europa che in Africa, è drammatico, è la morte. Io dico sempre, guardate che la morte a noi è talmente vicina che abbiamo fatto quasi un'amica. Nei nostri paesi il giorno della morte la gente addirittura la mattina va al cimitero, va in chiesa, e poi c'è una birra per discutere, perché tanto la morte è lì tutti i giorni. E poi venire del Covid, della malaria o del Covid più comune per le persone che ha la fame. Il numero di persone che muoiono di fame nel quotidiano è talmente grande che la morte è diventata vicina. Anzi, la morte degli africani, voi la frequentate nel quotidiano oggi, perché succede una cosa stranissima. Quando ero studente leggevo questa frase dei Romani, che era Mediterraneo era mare nostrum. Io quasi, se i Romani tornassero direbbero morte nostrum, perché praticamente è diventato una specie di un cimitero dove non c'è giorno in cui non si apriamo il giornale e prendiamo che uomini, donne, bambini sono morti in una grande civiltà del mondo in cui noi viviamo e guardiamo questo come la normalità. Allora io ho pensato, se mi permettete, sto proprio terminando, chiamare il tempo che noi viviamo i tempi africani del mondo. Non è quello che è stato scritto qua. Io ho chiamato i tempi africani del mondo. Vuol dire che a quello che gli africani vivono nel quotidiano da secolo, a quello che la gente porta nel loro sangue, nella loro vita, nella loro esperienza, vi è dato a condividere. Non condividere come discorso, ma come pratica. A quello che state sperimentando, a quel dolore che state sperimentando, a quelle persone che vi spariscono nel quotidiano, la gente che perde il lavoro, le situazioni di catastrofe, a quello Agamben dice che deve essere un tempo di sezione. Io lo dico, no, quello non è un tempo di sezione. Né nelle pratiche politiche, né nelle leggi che vengono fatte, ma soprattutto la pratica esistenziale, che è una parte eccezionale per voi, è quello che noi viviamo. Però io vorrevo dire due cose per terminare. Volevo dire che quando dico Africa, è che il concetto d'Africa deve essere esteso, deve essere allargato. È che l'Africa non è più lo spazio dove abitano africani nel sud del Sahara o nell'Africa del Nord, ma gli africani, neri, bianchi, che per le loro circostanze di dannati della terra vivono nel nostro mondo, non cessano di aumentare. E sono bianchi, sono italiani, sono francesi, sono inglesi, sono americani, ma questa Africa, questa specie di gente segregata che sperimenta nel proprio corpo, nella propria vita, nel quotidiano, situazioni drammatiche e difficili, non cessa di aumentare. La rivista Forbes mostra tutti i giorni quanto il piccolo numero ha soldi che potrebbero dare da mangiare al mondo intero. Finisco, professore, in modo così. Forse il filosofo che mi ha più annoiato quando ero studente, anche perché avevo un professore olandese che ha scritto una tesi di dottorato, 1000 pagine, il tema è 1000 pagine sul niente. Scriveva su Heidegger, no? Era il sein und Zeit da Heidegger, essere il tempo, no? Praticamente il mio grande professore ha scritto 1000 pagine sul niente. È un record mondiale, da Guinness dovrebbe tenere. Però Heidegger, nel tante cose che ha detto, una quelle cose incomprensibili, ogni tanto dicevo che il tedesco scriveva per non essere capiti, no?
non volevano essere lette, lo scrivevano. E Heidegger è uno di questi, magari il più grande di questi idealisti che non voleva essere letti. Heidegger ha scritto tre cose, tre concetti, tre paradigmatiche fondamentali che penso che la sua grandezza e la sua capacità di riassumere i grandi problemi del mondo in cui noi viviamo. Lui diciamo essere con gli altri, seid mit anderen, essere nel mondo, seid in der Welt, un sein zum Tod, essere per la morte. E questo riassume magari a quello che è il sentimento più profondo di una persona, di un essere. Penso che con molta difficoltà avevamo quella sintesi kantiana, storica. Nessuno meglio di Kant, in mia opinione, ha riassunto meglio di Heidegger cosa è essere uomo nel mondo in cui noi viviamo oggi. Solo che il primo concetto era essere con gli altri, sein mit anderen, è diventato essere contro gli altri. La nostra storia non è una storia di essere con gli altri, è una storia di essere contro gli altri. Tutta la storia moderna, se leggiamo la storia moderna, se leggiamo quello che ci ha detto la professoressa Enschiele, è la storia di una società, di una civiltà, di un mondo che in teoria e metafisicamente si pensa che io so posso essere perché sono con gli altri, ma passo la vita a vivere contro gli altri. Non è per caso Hobbes ha parlato di bellum omnia contra omnes, né? Questa guerra costante che facciamo uno contro gli altri. È stato di razza, è stato di civilizzazione, è stata di cultura. E questo è l'imperativo fondamentale in cui anch'io faccio rima a quella citazione che la professoressa Cilena ha fatto su Panikkar, dicendo che l'intercultura è la sfida principale del mondo in cui noi viviamo. La seconda cosa è che Heidegger dice sein in der Welt, essere nel mondo. Oggi anche qui non siamo essere nel mondo, siamo essere contro il mondo. L'uomo ha vissuto negli ultimi 50-100 anni di una maniera cosciente pensando che poteva essere contro il mondo. Questo si spiega nell'ultimo che è stato adesso in Scozia, però il movimento contro il clima vengono da Rio, da Kyoto, siamo 20-30 anni intorno a questo discorso sul clima e non siamo di questo discorso. Il terzo, lui dice che siamo essere per la morte. Ieri sera non sono riuscito a dormire perché non sapevo come finire questa mia relazione. Volevo dire una cosa carina, bella, così farvi ricordare come sono stato bravo, ho detto bene, ho parlato bene, finire con la morte. Insomma, non fa molto elegante, siamo tutti d'accordo, no? Eppure la morte è lì. È che la morte è di un enigma, di un mistero, della destinazione umana, sembra che sia diventata oggi, con le varie intelligenze artificiali, una questione tecnica. Sembra quello, no? Sembra che anche la morte non è più un mistero, non è più enigma, ma Peter Thiel's dicono che praticamente è diventata una questione tecnica. Beh, sembra che possiamo, o potremmo, i più ricchi tra di noi, io non faccio parte, non morire nel futuro. Io voglio dire che c'è una domanda continua di ripensare che cos'è l'insegno della filosofia, pensare il tempo, pensare le circostanze tra cui pensiamo il tempo e pensare che nonostante la differenza c'è l'ugualtà della busca umana. C'è un professore italiano, Marramao, che ha scritto un libro, non mi ricordo il titolo, però ha introdotto una distinzione fondamentale tra a quello che lui chiama il mundus, il globus. Globus è un concetto geografico, mondo è un concetto filosofico storico. Mundus ha a vedere con l'agostiniana ricerca del Kairos, e c'è molto, del Cronos, del Kairos, e c'è molto meno a vedere con la cronologia. E mi sembra che posso finire con Panikkar e dicendo che tutte queste considerazioni, che siano ecologiche, che siano
la considerazione del tempo africano del mondo, di un'africanità che va al di là del colore della pelle e d'origine del continente, ma tocca le condizioni, tutto questo è un grido molto forte sulla necessità di una solidarietà umana. Non la carità, non fare l'altro, non dare l'altro a quello che ho di più o a quello che penso che ha bisogno. Ma c'è una bella espressione di Ferné Bettencourt che è permettere che ognuno di noi dia le ragioni della propria esistenza. E solo interculturalità, se diamo spiazzo, se diamo spazio a che ognuno di noi possa dare ragione, dimostrare le ragioni più profonde della propria esistenza. Grazie. Innanzitutto il professore è riuscito a rubarmi il tempo, proprio Cronos, perché non potevo fermarlo. Ma grazie di cuore, perché la sua stessa narrazione, perché è stata una vera e propria narrazione, ha mostrato di fatto cosa sia una filosofia interculturale. Ha usato parole del mondo della filosofia greca, della riflessione latina, è passato al pensiero idealista tedesco, ha osato anche attraversare, come ha detto lui, il linguaggio talvolta che sembra volutamente incomprensibile di Heidegger. Si è mosso veramente tra tanti mondi filosofici diversi, di epoche diverse, e questo è anche un po' il metodo di una filosofia che giustamente, come lui ha detto, si deve interrogare innanzitutto su quali sono le domande a cui provare a rispondere, e questo è quello che deve in qualche modo muoverci. E poi, come non apprezzare la sua stessa storia, è stato proprio un dono questo passare dal collegio urbano al castello in Francia, alle banche svizzere, e soprattutto avere come punto d'inizio e punto di fine la sua realtà del Mozambico. Questa sua frase iniziale, ho imparato a conoscere l'Africa a Roma, penso che è una cosa che tanti studenti possono affermare, tutti noi capiamo meglio chi siamo proprio vivendo qui all'Urbaniana. Molto belle le sue riflessioni, ha fatto bene a chiudere con la morte, perché tutte le domande lì si confrontano, ed ha fatto anche bene a ricordare a tutti noi che non è un problema tecnico, la morte non potrà mai essere un problema tecnico. Grazie di cuore per tutti gli spunti che ci ha offerto, e anche per una lettura veramente nuova e inedita sui nostri tempi. Dobbiamo pensare il tempo, il caro, sui nostri tempi, come i tempi africani del mondo, e forse solo un pensatore che proviene dall'Africa poteva cogliere questa chiave di lettura inedita e nuova. Quindi ci sarebbe tantissimo da dire, però purtroppo abbiamo il tempo cronologico che ci perseguita, in cui dobbiamo vivere, viviamo nel globo oltre che nel mondo. Bene, allora abbiamo un quarto d'ora, io direi, se il professor Pandolfi è d'accordo, diamo 5 minuti ad ogni relatore, e poi eventualmente io penso che tutti i nostri relatori saranno disponibili anche a rispondere a suggestioni al di fuori di questo spazio condiviso. Potrete sicuramente prendere contatto, leggere le loro pubblicazioni e interpellarli nuovamente. Quindi mi vorrei rivolgere di nuovo al professor Silan, che è in India. Professor Silan. Yes, I'm here. Thank you. You can make some reflection on or asking some question to the two other speakers if you want. Well, I'm sorry, I didn't follow any of your presentations because it was in Italian, and therefore I have no questions at this point. Look, I couldn't follow them. Action again, you have 5 minutes for you. No, ha detto che non ha potuto capire, quindi non ha possibilità in questo momento di fare altro. C'è un problema di collegamento non indifferente, ci dispiace moltissimo e ringraziamo moltissimo il professore, perché dall'India, anche in una condizione non usuale, ha voluto essere qui con noi. Thank you very much. E adesso la professoressa Lorena Zuckel, se ha potuto seguire gli interventi dei suoi due colleghi correlatori, forse vuole fare un'ulteriore riflessione, una domanda. Prego. Sì, muchas gracias, profesora.
Muchas gracias a la traductora que nos está acompañando con el idioma español. Hemos podido seguir muy bien las presentaciones y la inauguración. Saludo a los profesores que nos han acompañado. Yo la verdad que quisiera agradecerles por sus lúcidas propuestas, por sus presentaciones. No tengo en particular alguna pregunta, me pilló de sorpresa, no había entendido esa parte del momento. Sí, les entregaría algunos minutos de mi tiempo para que pudieran quizás contarnos de qué manera en sus comunidades se enseña la filosofía intercultural, si esta es un ramo especial solo para quienes en sus países sobre todo, ¿no? Para quienes tienen la labor de ejercer cargos interculturales, o también se incorpora en otros espacios del saber. ¿Se entiende mi pregunta? Si la interculturalidad y la filosofía intercultural, como es el caso de su especialización, está inmersa y dialoga con otros conocimientos, con otras disciplinas que se puedan enseñar. Claramente está en la teología, por cierto, ¿no? Pero con otras disciplinas, ¿no? Que tengan que estudiar los jóvenes, que podamos enseñar en las escuelas, donde muchos religiosos y religiosas participan, ¿no? Enseñando múltiples saberes. Eso quisiera consultarles a ambos expositores. Muchas gracias por su exposición. Una domanda per entrambi i nostri relatori sul dialogo con altre discipline nella loro esperienza concreta. Do di nuovo la parola al professor Severino Elias Nonghegna, perché se vuole può fare una domanda ai suoi due colleghi. Io non ho domande particolari, non so se vuole che io entri in materia quello che ha domandato la professoressa. Può rispondere alla professoressa. Io ieri, parlando una discussione a cena col professore, io dicevo che quando ero in Svizzera, la prima volta che il decano è venuto da me e mi ha detto per insegnare la filosofia interculturale, domandavo perché e che cosa fosse, cosa intendesse che fosse la filosofia interculturale. E sempre che insegnavo cominciavo ogni anno raccontando la stessa storia al nuovo gruppo, alla nuova turma che avevo, perché il pericolo che ho trovato nelle sue parole, e spero che non sia la stessa situazione qui, anche se immagino che sia analoga, è che per molti anni noi abbiamo avuto missionari militari, antropologi che sono andati dagli altri civilizzarli, a educarli, a cristianizzarsi, eccetera. Negli ultimi anni i selvaggi, i barbari sono venuti dentro, sono intramuros. E quindi abbiamo bisogno di intercultura intramuros, perché bisogna civilizzarli qua dentro. E se è questo che facciamo con intercultura, allora facciamo un processo di assimilazione e non di interculturalità. Vuol dire che queste categorie di intercultura, di multiculturalismo, dal punto di vista epistemologico e teorico, deve essere considerati per non portare risultati contrari a quelli che sono gli obiettivi. Ma della discussione che abbiamo fatto ieri era chiaro che non era questa l'impostazione, e che c'era una dimensione chiara della separazione tra le due cose, e c'era una vigilanza epistemologica costante per evitare di cadere in questo che è qualcosa di estremamente pericoloso. Questa è la prima riflessione che volevo fare. La seconda cosa che volevo fare è l'inizio, quando l'interculturalità è cominciata a essere insegnata in molti paesi, e penso che la Svizzera era molto avanti. Mi ricordo quando venivo in Italia e mi rendevo conto che il processo era molto più lento qui che in Svizzera nell'epoca. All'epoca si faceva un insegnamento di interculturale, appunto disciplinare, cioè una disciplina che si chiamava interculturale. E cosa si faceva? Si insegnava, parlava dei migranti, si leggeva Montesquieu nella lettera persana, si leggeva Rousseau su qualcosa, Metteco da Aristotele o da Platone, e cercava praticamente di mobilitare la filosofia, andare a prendere gli aspetti interculturali e introdurre in questa disciplina che è intercultura.
A poco e poco si è reso conto che l'interculturalità non deve essere una disciplina, deve essere un atteggiamento e deve essere presente in tutti gli insegnamenti. Quando uno insegna storia, quando uno insegna letteratura, quando uno insegna musica, c'è modo, quando uno parla di Dio, c'è modo di avere una maniera interculturale di avvicinarsi alla questione. E penso che questo è stato un salto di qualità estremamente importante. E oggi, piano piano, mi rendo conto che nell'insegnamento l'interculturalità non è più una disciplina in mezzo a tutti gli altri, è diventato un metodo, un'epistemologia, diciamo così, una maniera di essere e di stare dell'insegnante davanti alla conoscenza e davanti all'interlocutore di questa conoscenza con chi fa strada assieme, che sono gli studenti. Grazie. Quindi l'interculturalità come metodo, che come giustamente ha detto nasce in qualche modo spontaneamente proprio di fronte agli studenti quando questi provengono da culture diverse, quindi è uno stile, non una disciplina. Professor Silan, what is your concrete experience of multidisciplinarity? What sciences are involved in your intercultural philosophy? Could you come again? Can you hear me? Yeah, but I didn't understand. I heard you. Could you just repeat the question? What sciences are involved in your research, in your philosophical research? What other sciences? Okay, what other sciences do we teach here? Well, I'm basically into philosophy of religion, and I also teach philosophy of liberation. In these two subjects, I find that the entire focus has to be more on the perspective that we offer. The perspective that we offer is quite normally not the voices that we hear, like the marginalized, the Dalits, the tribals, the women. Their voices are never heard. And so for me, interculturality in philosophy has also to relate to the others, especially the unheard or the excluded. Just now, I'm also guiding a few research scholars here. And in their research tradition, I find this is a problem. The problem is some of the voices have never been heard. And interculturality is something, just now as professor said, it is a method, but it is also a little more than a method. It is also the content. And so in the sciences that we teach, in the subjects that we teach, we try to place an element of like women's studies, gender equalities. We also place an emphasis on the liberative aspect. And more and more, we are becoming aware that we need to contextualize our studies, especially in the wake of polarization and exclusiveness. Thank you. Thank you very much. Peraltro ha parlato di human studies, humanities. Cioè, ci sarebbe tanto da riflettere proprio sul nome di questo gruppo di discipline. Direi che abbiamo attraversato veramente con grande ricchezza questo tempo insieme. Ringraziamo moltissimo i nostri tre relatori perché non solo ci hanno offerto la loro esperienza e le loro conoscenze, ma soprattutto ci hanno aperto ulteriori piste di riflessione che in questa università abitualmente cerchiamo di fare nostre, ma non sono mai definitivamente tracciate, quindi c'è sempre una possibilità di aggiungere ulteriore materiale per essere inquietati, e cito di nuovo il professor Pandolfi, ormai questo termine diventerà mio, per essere inquietati dalle sfide contemporanee. Grazie di cuore a tutti, adesso comincia il coffee break, la sessione successiva alle 11:30 sarà moderata dalla professoressa Sandra Mazzolini. Grazie di cuore. Ok, penso che possiamo cominciare, quindi inviterei tutti a prendere il loro posto. Grazie.
E così diamo inizio a quest'altra sessione della prima giornata del nostro convegno, spostando il focus della nostra attenzione sul rapporto fra teologia e culture. E intanto vorrei ringraziare i relatori che sono qui in presenza e prima di presentare brevemente il loro curriculum, che è molto interessante, vorrei semplicemente introdurre il tutto con una piccola considerazione personale. Io credo, sono un'ecclesiologa, io credo che questo, una riflessione sul rapporto circa teologia e culture sia oggi una questione ineludibile, perché comporta la presa d'atto del fatto che non esiste un unico modello teologico. Ci dice ancora una volta che la teologia non è una riflessione su determinati temi che può avvenire al di fuori della vita quotidiana, non solo delle nostre chiese, ma anche dei contesti in cui le nostre chiese sono radicate. Naturalmente qui è in gioco anche la questione del metodo teologico, che non è una questione nuova, alla quale, almeno dal punto di vista della tradizione romano-cattolica, ha conosciuto come un punto di svolta, per così dire, col Vaticano II, e i decenni che ci separano dalla celebrazione conciliare sono decenni dove questa stessa questione ha conosciuto decisamente un'accelerazione per vari variegati motivi. Questa questione, cioè di ripensare o pensare la teologia con un riferimento più marcato agli universi culturali dell'umanità, che sono anche universi religiosi, ecco, questo è un punto di partenza necessario per riflettere anche sul come insegnare una teologia interculturale e anche come insegnare in modo interculturale la teologia. Cioè, noi non possiamo riflettere su questo se non abbiamo risolto un problema di base, cioè il fatto che la teologia può essere declinata anche in modo interculturale. Il fatto di queste cose che vi sto dicendo, poi credo che trovano una piccola, semplice conferma nel fatto che, per esempio, noi siamo quattro persone che siamo diverse per genere, per appartenenza culturale, per appartenenza confessionale, e veniamo da varie parti del mondo, abbiamo anche, esperienze che abbiamo vissuto in ambiti universitari diversi, sia per quanto riguarda la nostra formazione accademica, sia per quanto riguarda il nostro servizio accademico. E allora non mi dilungo su questo e presento il primo relatore, il professor Firmin Rodriguez López, missionario claretiano, che è docente del Dipartimento di Teologia della Facoltà di Teologia di Granada, Università Loyola, Andalusia. Professore, leggendo il suo curriculum, quello che mi è interessato e che penso interessa anche tutti, visto che questo convegno si fa nell'Università Urbaniana e non in un'altra pontificia università, è il suo impegno di ricerca, di studi e di contatti con il mondo islamico. E quindi adesso credo che anche poi non solo questi contatti col mondo islamico, ma anche che tra i vari titoli della sua formazione accademica c'è un dottorato di teologia con una specializzazione in teologia dogmatica presso l'Università Cattolica dell'Africa Orientale di Nairobi, Kenya.
Quindi è una persona, diciamo, che appartiene a mondi diversi, per così dire, o che comunque ha fatto esperienza di mondi diversi. E do a lei la parola, ricordandole che in questo primo giro insomma, ha una quindicina di minuti di tempo, va bene? Prego. Gracias, Sandra. Buenas tardes, bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes, con vosotros, estas reflexiones. Me gustaría empezar haciendo referencia al, bueno, al profesor Severino Ngüeña. Decía que la interculturalidad no es un hacer, diría yo, o intentando captar sus palabras, sino que pertenecen al ser, ¿no? Pertenecen a nuestro ser como iglesia. Y este es el objeto, no han puesto la presentación, si es posible, este es el objeto, gracias, de mi presentación. La interculturalidad pertenece al ser de la Iglesia. No es, por tanto, una moda ni algo pasajero, no es un responder a un contexto actual, sino que la interculturalidad pertenece a la realidad misma, al ser mismo de la Iglesia. Pablo VI en su Iglesia en Sua afirmaba que la Iglesia ha de tener siempre presente la dialogar relación ofrecida e instaurada con nosotros por Dios Padre mediante Cristo en el Espíritu Santo, para así comprender que la relación, qué relación debemos nosotros tener, esto es la Iglesia, y tratar de establecer y promover con la humanidad y por tanto también con las culturas. Es así que no podemos mirar a otro lugar que no sea la misma historia de salvación para comprender la interculturalidad y la relación de la Iglesia con la diversidad de cultura. De esta manera, mirando a la historia de salvación, comprenderemos, por tanto, que es una realidad o una dinámica interna al ser de la Iglesia. Al acercarnos a la Escritura, podemos encontrar tres principios que orientan el encuentro entre el Evangelio y las culturas. El principio encarnacional, el principio soteriológico y un principio neumato-eclesiológico. Para facilitar su estudio, bueno, pues nos acercamos a ellos de forma separada, si bien podríamos decir que es un solo principio. Si miramos al principio cristológico y encarnacional, vemos cómo los evangelios hacen hincapié y dan testimonio que el Hijo de Dios compartió totalmente nuestra condición humana, lo cual se recoge en expresiones como el Verbo se hizo carne o Dios envió a su propio Hijo, nacido de mujer, nacido bajo el régimen de la ley. Es así que la salvación se hace tangible y visible y continúa necesitando de esa corporeidad y visibilización en categorías y símbolos humanos. En la encarnación, toda la humanidad, toda persona humana y todo aquello que pertenece al ser humano ha sido unida al Verbo. Lo podemos denominar la lógica de la encarnación, ¿no? Como hoy en día también sabemos que lo llama el Papa Francisco. Atendiendo al segundo de nuestros principios, el principio soteriológico, el acto, diríamos, de asumir la humanidad en la encarnación tiene un objetivo siempre soteriológico. Dios envió a su propio Hijo, nacido de mujer, nacido bajo el régimen de la ley, para liberarnos de la sujeción de la ley y hacer que recibiéramos la condición de hijos adoptivos de Dios. Encontramos, por tanto, cómo el movimiento descendente, el principio encarnacional y el movimiento ascendente o principio soteriológico están intrínsecamente unidos. Y por eso Ireneo de León concluía que Jesucristo es salvación porque es carne. El principio soteriológico implica una triple dinámica. Por un lado, la transformación de aquella cultura a la que el Evangelio se une o se encuentra o dialoga. Por otro lado, un principio liberador es en el aquí y en el ahora donde arranca la revelación para la salvación de la humanidad, algo tan presente en los profetas en el libro de los Éxodos. Y en tercer lugar, supone un acto de llevar a plenitud. No implica, por tanto, una negación de la realidad sujeta a la salvación. Al contrario, como el mismo Jesús explica o dice, no penséis que he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. La dimensión soteriológica tiene un carácter siempre universal que conlleva la superación de las categorías del tiempo y del espacio. Si bien por la encarnación la salvación se impuso a sí misma una limitación, es decir, un lugar Palestina y un tiempo concreto, por el misterio pascual de la muerte y resurrección, en continuidad con la historia del Verbo encarnado, se da una discontinuidad en la que se trascienden tales categorías espaciotemporales. La aceptación de la humanidad por la encarnación es, por tanto, universalizada y llevada más allá de las fronteras de Palestina y de toda frontera cultural.
La resurrección consuma la dimensión universal de la salvación ocurrida en la particularidad histórica de la encarnación. Pasando al tercero de nuestros principios, el neumatoeclesiológico, concluimos que la resurrección abre las puertas a la donación del Espíritu. Su acción en la misión universal de la Iglesia supondrá la particularización universal de las dimensiones encarnacional y soteriológica. Hará posible, por un lado, el alcance universal del acontecimiento particular Jesucristo, llevándolo a todos los pueblos. Y, por otro lado, posibilitará la particularización de la salvación universal. De tal manera que la salvación universal ofrecida en la encarnación se extiende a todas las naciones, dejando de pertenecer a una sola nación. Ambos movimientos se realizan por la mediación sacramental de la Iglesia. El Espíritu entrega a la Iglesia aquello que es de Jesús, y esto es la encarnación para la salvación de todos. Por eso la encarnación es normativa para la Iglesia, es el camino que la Iglesia ha de seguir, porque es el camino que siguió el Verbo. La Iglesia, al salir de Jerusalén, se hace universalmente particular, se hace carne local. En este proceso, la pluralidad y la diversidad entran de lleno en la vida de la Iglesia. Podemos decir que la Iglesia, parafraseando las palabras de San Ireneo de Lyon, es mediación de salvación porque se ha hecho carne. Tanto la diversidad como la unidad son fruto de la acción del Espíritu, quien es dador de vida, y por eso no es signo nunca la diversidad de confusión, sino que es signo siempre de vitalidad. Pentecostés, por tanto, rompió con la insistencia en la uniformidad e hizo posible la comprensión mutua o la habilidad para permanecer unidos en la diversidad. Y por eso Pablo usa el modelo del cuerpo, esa imagen para explicar la coexistencia armónica de unidad y diversidad. La diversidad en la Iglesia no es razón de división, ni debe ser interpretada como falta de unidad, ya que todos sus miembros, como partes de un cuerpo orgánico, permanecen unidos a Cristo gracias al Espíritu que está presente en todos. Por eso la unidad no es algo que sobreviva a pesar de la diversidad, sino que la unidad del cuerpo se expresa en su pluralidad y diversidad, en la diversidad de sus miembros. Al mismo tiempo, todos los miembros necesitan de su unión al cuerpo y de la unidad al cuerpo para su propia subsistencia. De la misma forma que el cuerpo es diverso en su unidad, la Iglesia es una en la diversidad. De lo contrario, no sería cuerpo, sino un solo miembro. Esta visión es confirmada por la comprensión neotestamentaria de la diversidad desde la perspectiva de la solidaridad, como mutua pertenencia. Todos los miembros se pertenecen unos a otros. Y los dones que unos tienen están todos orientados al bien común del cuerpo, orientados a la sinergia en favor del bien común. Podríamos decir que estos tres principios han estado siempre presentes a lo largo de la historia de la Iglesia en su teología, pero sin embargo creo que se hacen particularmente presentes a partir del Concilio Vaticano II. Para Karl Rahner, en ese famoso artículo durante su aceptación del doctor honoris causa, afirma que el Concilio Vaticano II fue el comienzo oficial de una Iglesia que vive inserta en todas las culturas. Para Rahner, la novedad no se da tanto al nivel de la relación del Evangelio con las culturas, sino al nivel de la comprensión que la Iglesia tiene de sí misma inserta en una pluralidad de culturas. De esta manera, el párrafo 13 de Lumen Gentium declara que gracias a una triple dinámica de aceptación universal de toda la humanidad y sus culturas, de transformación y plenitud de lo que ha sido aceptado y de comunión y solidaridad en el Espíritu, se incorporan al único pueblo de Dios las diversas identidades culturales. Esta dinámica es expresión de los principios que hemos descrito ya y pertenecen, por tanto, a la naturaleza misma de la Iglesia. Gracias a ella, la Iglesia da a luz nuevas iglesias particulares que gozan de tradiciones propias. Se trata de una diversidad que se considera legítima, ya que sirve a la unidad. Casi 50 años después, el Papa Francisco, en continuidad y basado en la doctrina Lumen Gentium, expone la cuestión sobre la inculturación dentro de la sección, en su primera carta, bueno, si podemos llamarla la primera y dejamos Lumen Fidei atrás, Evangelii Gaudium, en la que explica la vocación universal del pueblo de Dios, que es descrito como un pueblo para todos,
el cual por la predicación del Evangelio a todas las naciones se torna, en un pueblo con muchos rostros. El Papa ofrece una comprensión que respeta la pluralidad de culturas y su igual dignidad, de lo que se desprende que la Iglesia no está vinculada exclusivamente a ninguna de ellas, pues es indiscutible que una sola cultura nunca puede agotar el misterio de redención de Cristo. En consecuencia, dado que todas las culturas tienen en sí la capacidad de entrar en comunión con el Evangelio, el pueblo de Dios se encarna en los pueblos de la tierra, cada uno de los cuales tiene su cultura propia. El párrafo Evangelii Gaudium 116 concluye que el proceso de inculturación enriquece a la Iglesia, dado que gracias a la nueva vehiculación del contenido del Evangelio en las formas y conceptos de una determinada cultura, se alcanza una comprensión más profunda del misterio de salvación en Cristo. Y además la Iglesia, sin perder su naturaleza íntima, se configura en armonía con esa nueva cultura. Por tanto, los logros teológicos y pastorales que una determinada iglesia local ha alcanzado en el diálogo de la fe con la cultura particular de su contexto contribuyen a la comprensión de esos mismos contenidos de la fe en otras latitudes culturales. Se produce un proceso de enriquecimiento mutuo. Podemos concluir, siguiendo este esquema que ven en la pantalla, que el proceso de inculturación consta de tres momentos que se corresponden con los tres principios fundamentales antes descritos. Estas tres dimensiones pertenecen a la naturaleza de la Iglesia, de tal modo que si ésta quiere ser fiel a su vocación y misión, ha de existir como Iglesia universalmente inculturada. Se trata de un proceso continuo y siempre por hacer, nunca acabado. Incluso cuando el Evangelio se inserte de forma íntima en una cultura concreta, siempre mantendrá una relación dialéctica con esa cultura. Esto nos protege de llegar a confundir el Evangelio con una cultura determinada. Si no fuera así, significaría que el misterio de salvación en Cristo puede ser contenido en una cultura particular y, en último término, se produciría una reducción horizontal del mismo. Esta tensión ayuda a la Iglesia a permanecer en una constante actitud de conversión, evitando un estancamiento infecundo y haciéndole volver a la fuente y recuperar la frescura original del Evangelio, brotando nuevos caminos, otras formas de expresión, palabras cargadas de renovado significado para el mundo actual, para nuestro hoy, para nuestro aquí. Dejando a un lado los dos primeros pasos del proceso, es decir, la inserción y la contextualización, pasemos quizás al que más nos compete aquí hoy, el principio neumatoeclesiológico, la Iglesia universal y local. El encuentro entre la Iglesia local y las diversidades culturales engendra siempre algo nuevo. Y el primer enriquecimiento que la Iglesia recibe de este proceso es el hacerse particular, hacerse un pueblo de muchos rostros. El encuentro entre la Iglesia misionera y las diversas culturas engendra siempre algo nuevo, que son las iglesias locales, como le decimos. No son un mero duplicado de un modelo original. La Iglesia universal está presente en todas las iglesias locales, pero no se puede identificar nunca con ninguna de ellas. Evangelio Gaudium la define de la siguiente forma. La Iglesia local es la Iglesia encarnada en un espacio determinado, provista de todos los medios de salvación dados por Cristo, pero con un rostro local. La Iglesia se encarna o realiza en las iglesias locales gracias a la inserción del Evangelio en las culturas locales donde abraza las diferentes expresiones externas o rostros locales. Por eso, estas iglesias locales, diría Unitatis Redemptor Gratiae, número 16 del Concilio Vaticano II, tienen el derecho y la obligación de regirse según sus propias ordenaciones, puesto que son más acomodadas a la idiosincrasia de sus fieles. De ahí que, de la misma manera que el encuentro del Evangelio genera una transformación integral de la cultura, esta consecuencia global también tiene consecuencias en la Iglesia. La inserción del Evangelio en una cultura determinada es un proceso profundo y global, dice Juan Pablo II, en Redemptoris Missio 52, que abarca tanto el mensaje cristiano como la reflexión y la praxis de la Iglesia. Se trata de un proceso integral que toca todos los aspectos de la vida eclesial, de tal manera que se engendra una nueva tradición local. Esto es un hecho de la historia tal como reflejan las iglesias orientales. Y de nuevo el Concilio Vaticano II nos recordaba que tales tradiciones locales, orientales, de doctrina, de disciplina eclesiástica, de rito, de tradición espiritual,
son parte divinamente revelada y parte del patrimonio indiviso de la Iglesia Universal. Como decimos, esta dinámica genera una pluralidad de tradiciones locales. La Iglesia pasa de rotar en torno a un único centro euroamericano a ser una Iglesia diversa y, por tanto, policéntrica. Evangelii Gaudium también sostiene que la diversidad, lejos de romper la unidad de la Iglesia, la enriquece y fortalece, pues es fruto del proceso de inculturación del Evangelio guiado por el Espíritu Santo, que nos enraiza a todos en el mismo Cristo. El mismo Espíritu Santo es fuente tanto de la unidad como de la diversidad. Por eso la diversidad y unidad no son dos movimientos opuestos, sino que son el único y mismo proceso al estar alentados por el mismo Espíritu de Cristo. Pues solo Él puede suscitar la diversidad, el Espíritu, solo Él puede suscitar la diversidad, la pluralidad, la multiplicidad y al mismo tiempo realizar la unidad. Por eso la unidad de la Iglesia ya no precisa para subsistir del centralismo y la uniformidad. Al contrario, el cuidado y promoción de la comunión en la Iglesia requiere más diversidad y diálogo a todos los niveles y ámbitos de la Iglesia, como estamos presenciando actualmente con todo el proceso sinodal. Necesitamos una nueva hermenéutica de la multiplicidad que nos haga más sensibles a la diversidad. La nueva Iglesia intercultural solo puede ser comprendida en términos de comunión en la diversidad, pues lo local y lo universal, lejos de oponerse, son dos realidades constitutivas de la Iglesia que se habitan, promueven y sostienen mutuamente. Esta perijoresis eclesiástica, podríamos decir, la denomina Juan Pablo II, o la denominaba, una relación ontológica de mutua inclusión entre las diferentes iglesias locales, queriendo indicar que es algo que pertenece a la naturaleza misma de la Iglesia. Cada iglesia local existe en las otras, de tal manera que una es miembro de la otra. Esta mutua inclusión crea lazos de unidad que van más allá de una mera relación práctica de conveniencia. Si las iglesias locales son expresiones vitales de la unidad de la Iglesia, la diversidad de sus tradiciones es prueba de su catolicidad. Por eso la Comisión Teológica Internacional en 2014 hablaba de esa legítima pluralidad teológica, legítima y necesaria. Perdón. La interculturalidad de la Iglesia es también enriquecimiento mutuo. Como decíamos escuchando a San Pablo, esos dones propios de cada iglesia local están siempre orientados al bien común. El Concilio Vaticano II hablaba de una santa conspiración de fuerzas para el bien común de la Iglesia. Esta sinergia en la que conviven las iglesias locales permite que los dones locales, fruto de los procesos de inserción y contextualización de la fe, suponen una oportunidad para el enriquecimiento mutuo entre las diversas iglesias particulares. Este enriquecimiento mutuo constituye la tercera dinámica intrínseca a nuestro proceso, de tal manera que este se continúa más allá de la Iglesia local. Es necesario que salga para que dé frutos. Por eso sus logros y conquistas teológicas, pastorales, espirituales, son dones del Espíritu orientados a enriquecer otras iglesias locales. Decía Karl Rahner que la Iglesia universal comienza a actuar como Iglesia universal en el influjo recíproco de todas sus partes. Tal influencia recíproca es lo que podríamos denominar interculturación, o esa teología construida desde un método intercultural, en el que las iglesias locales se enriquecen mutuamente. Va más allá de la mera teología comparativa. Hace confluir a las diversas comunidades inculturadas en una dinámica cooperativa. Su objetivo primario es doble. Por un lado, busca alcanzar una comprensión más profunda del contenido de la fe y responder a los desafíos teológicos pastorales comunes. Y por otro lado, apunta al fortalecimiento de los vínculos de unidad entre las distintas iglesias implicadas en el proceso. Muchas gracias. Grazie professore per il suo intervento e soprattutto grazie per la prospettiva da cui lei è partito, cioè dal fatto che l'interculturalità
non può essere considerata come una moda passeggera, chiaramente l'angolo prospettico è quello ecclesiologico, e dunque come l'interculturalità faccia parte dell'identità stessa della Chiesa. Mi è piaciuto anche, credo che sia molto stimolante, il fatto che questa sua affermazione è stata sostenuta da tre principi, che non sono solo dei principi, diciamo, teorici o pratici, ma sono dei principi che da un certo punto di vista rimandano anche a quelle che sono le fonti del nostro pensiero teologico, cioè le fonti bibliche, e tra l'altro sono fonti di riferimento comuni a tutte le tradizioni cristiane, quindi mi sembra interessante questo suo approccio anche dal punto di vista ecumenico, nonostante che le diverse tradizioni cristiane abbiano visioni e comprensioni differenti, no? Poi di che cosa sia la Chiesa. Vorrei ringraziarla anche per la sua accentuazione sulla Chiesa locale, perché credo anch'io che un processo o processi di inculturazione o pensare teologicamente, insegnare teologicamente in senso interculturale debba avere necessariamente come punto di partenza la Chiesa locale, e su questo credo c'è ancora tanta strada da fare. Ho fatto un accenno alle fonti bibliche e quindi passerei la parola a Elisangela Zaves Diaz, che è una suora missionaria scalabriniana, brasiliana, e ha conseguito il dottorato in teologia biblica presso la Pontificia Università Cattolica di Rio de Janeiro, ha varie collaborazioni, e qui io mi limito a ricordare che fa parte del comitato Migranti e Rifugiati della CLAR, Conferenza dei Religiosi Latinoamericani, e da qualche anno, cioè dal 2017, insegna anche nella facoltà di teologia della Pontificia Università Urbaniana. Le do la parola, so che lei parlerà più di 15 minuti, ma insomma non tanto di più, va bene? Grazie, grazie della presentazione. Il PowerPoint se c'è? Ok. Allora, io parto da una domanda. Cosa si intende per studiare la Bibbia in chiave interculturale? Per rispondere a questa domanda passeremo, diciamo, tre punti. La Bibbia come risultato di un incontro di culture, alcuni esempi biblici di questo, diciamo, incontri, e poi la conclusione. Non facciamo tutti gli esempi, soltanto uno. Allora, per rispondere a questa domanda è necessario aver chiaro la prospettiva dalla quale si intende impostare questo discorso. Dunque, quello che si intende non è esaminare l'interpretazione della Bibbia dalla prospettiva delle diverse culture o contesti multiculturali, bensì indagare in che modo i testi biblici favoriscono o educano i propri lettori al vissuto e alla promozione dell'interculturalità, ovvero come questa tematica può essere studiata da una prospettiva biblica. Come parola di Dio in linguaggio umano, la Bibbia è anche un progetto educativo finalizzato a plasmare l'identità etico-morale e religiosa dei suoi ascoltatori e lettori, e lo fa tramite l'arte narrativa. L'arte del racconto è la strategia pedagogica su cui il narratore biblico si appoggia per formare ed educare i suoi lettori nel cammino della vita. Dunque, già dalle prime pagine della Bibbia, il narratore educa i suoi lettori al valore della dignità di ogni essere umano, in quello che hanno in comune, in quanto immagine e somiglianza di Dio, nonché la bellezza di quello che hanno di diverso uno dell'altro, la varietà di popoli, le diversità delle lingue e culture. Siccome il narratore si serve di esempi positivi e negativi per educare i suoi lettori, nella Bibbia il lettore si confronterà con parecchi esempi di fallimento della comunicazione interculturale e delle relazioni multiculturali.
In questa relazione si proverà ad evidenziare i buoni esempi e le basi bibliche per l'interrelazione interculturale. È importante precisare fin dall'inizio che la terminologia interculturalità è stata coniata di recente ed è spesso scambiata per transculturale, multietnicismo o multiculturalità, per cui una comunità composta di membri di nazionalità o culture diverse, ciascuna persona può coesistere accanto all'altra. Piuttosto, la comunità interculturale ideale, composta di membri di diverse culture, presuppone l'interagire interpersonale e quindi l'arricchimento reciproco dei suoi singoli membri e della comunità nel suo insieme. L'interculturalità include il dialogo, la relazione e l'interrelazione. Senza eliminare del tutto le tensioni, cerca di riscrivere le regole di convivenza e di comportamenti, mettendo in atto la capacità di rinnovare la reciprocità in uno scambio fecondo. In questa prospettiva si cerca di riconoscere e promuovere l'altro, non solo nella sua diversità, ma in relazione, accogliendolo senza pretendere di cambiarlo subito per il suo essere strano o straniero. Non si eliminano le tensioni, bensì si genera la cultura del dialogo. In base a questa comprensione ci rivolgiamo alla Bibbia, evidenziando alcuni aspetti del suo ambiente storico-culturale e alcune figure paradigmatiche che ben illustrano l'interrelazione interculturale. Qui ci limitiamo a parlare di Tamar, mostrando come la Bibbia ci educa all'interculturalità. La Bibbia è come risultato di un incontro di cultura o di culture. Possiamo anche dire come specchio di un incontro di culture. La Bibbia è un prodotto sostanzialmente multiculturale e il suo effetto è interculturale. Infatti, le tradizioni bibliche sono cresciute e maturate a contatto e mediante l'interazione con altre culture. Ad esempio, la Bibbia ebraica è stata prodotta in contatto con i popoli cananei, gli amorei, gli ittiti e varie culture imperiali come Egitto, Assiria, Babilonia, Persia, Grecia e Roma. Per queste ragioni, la lettura attenta della Bibbia ci permette di accedere ad un volto diverso in ogni epoca, ma anche per ogni momento della giornata, per ogni stagione della vita e per ogni stato d'anima. Ovunque nella Bibbia possiamo verificare l'assunzione e il dialogo frequenti degli ebrei e dei cristiani con la cultura di quelle terre che li hanno ospitato. Gli studi storici, sociologici, letterari e archeologici confermano come il testo biblico è cresciuto a contatto e in dialogo con le culture circostanti. Sono numerose le evidenze dell'influsso culturale della civiltà dell'Antico Oriente sulla letteratura e la teologia biblica. Ad esempio, i racconti della creazione del diluvio nel modello dei racconti mesopotamici di Enuma Elish. Le leggi di Esodo 20 a 21 nel modello delle leggi mesopotamiche, basta citare il codice di Hammurabi. Il libro del Deuteronomio come un richiamo alla fedeltà, all'alleanza con Dio, paralleli alle formulazioni di alleanze utilizzate per i trattati internazionali, conformemente ai modelli dei trattati Titi del XIV e XIII secolo avanti Cristo. Nell'ambiente greco, i paralleli tra la figlia di Jeftè e Ifigenia, Sansone ed Eracle, e così via. È anche risaputo che il Nuovo Testamento è cresciuto e maturato nel contesto dell'Impero Romano, che ha promosso le culture ellenistiche.
Infatti, i vari nomi delle epistole neotestamentarie attestano che la Chiesa primitiva è nata in contesto multiculturale, in contatto con persone di vari luoghi ed identità etniche come Galati, Corinzi, Efesini, Romani, Colossesi, Filippesi, solo per citare alcuni. Tali nomi testimoniano la varietà di culture e di culture antiche che hanno interagito con il Vangelo cristiano nella Chiesa delle origini. La Bibbia rimane quindi una testimonianza testuale del contatto degli autori, redattori o editori biblici con altre culture. Queste e altre evidenze permettono di convenire che, in confronto con le diverse culture, gli editori delle tradizioni bibliche non hanno assimilato del tutto, ma in ogni modo si sono serviti di quello che ritenevano valido per narrare ed esprimere la propria esperienza umana e religiosa e il loro rapporto esclusivo con il loro Dio come popolo eletto. Secondo questa prospettiva, sembra plausibile affermare che Israele ha saputo arricchire la propria sapienza nell'incontro con l'arte, la letteratura, la religione, le scienze e la saggezza di altri popoli. Filtrando dalla sapienza straniera gli elementi fondamentali per costruire la propria storia e identità nazionale e religiosa. Così, ad esempio, il sapiente viene presentato come colui che viaggia in terra di popoli stranieri, sperimentando il bene e il male in mezzo agli uomini. D'altra parte, Israele mette la propria esperienza e cultura in dialogo con quelle degli altri popoli. Di conseguenza, la Bibbia, oltre ad essere generata tra gli scontri e gli incontri di cultura o di culture, è anche promotrice di interculturalità. Vediamo un esempio biblico di una narrativa che ci educa alla interculturalità o al dialogo interculturale. Nel capitolo 38 del libro della Genesi, il lettore si accosta ad una narrativa davvero particolare dal punto di vista pedagogico relativo all'interculturalità. La localizzazione della narrativa nella sequenza letteraria ad un primo sguardo non sembra adeguato, poiché il lettore è appena stato introdotto alla storia di Giuseppe e l'episodio della rottura della fraternità tramite la vendita del fratello più piccolo ad una caravana di stranieri. Ebbene, la vicenda di Giuseppe ci tengono in suspense, mentre seguiamo la vita del fratello Giuda, che ha avuto l'idea di fargli del male. Giuda è anche l'eponimo della tribù più notevole di Israele per il fatto di ospitare il Tempio e la sede del governo di Davide, nonché del Regno del Sud. A questo punto è interessante notare nel racconto l'ironia. Colui che ha truffato il suo padre con la menzogna relativa alla fine del fratello Giuseppe ora viene truffato da una donna cananea, una donna straniera, più giusta di lui. Secondo la narrativa, Giuda, quarto figlio di Giacobbe, protagonista della vendita di Giuseppe, si separa dalla sua famiglia e si stabilisce in Chira, un uomo di Adullam. Egli si invaghisce dalla figlia di un cananeo chiamato Sua e la sposa, contrariando i principi della sua famiglia di stabilire unione all'interno del lignaggio familiare. Egli però non sarà l'unico discendente di Israele a contrarre un matrimonio misto, poiché Simone, Giuseppe e anche Mosè sposano donne straniere. Dalla sua sposa, di cui non viene detto il nome, Giuda ha avuto 3 figli. Quando nasce il 3° figlio, viene detto che la famiglia si trovava a Chezib, un luogo non identificato, di cui il nome proviene dal verbo katzav, cioè mentire. Forse non a caso, perché Giuda, a proposito di Sela, mentirà a Tama.
Quando il primogenito di Giuda diviene grande, suo padre gli dà in sposa la giovane Tamar, anche lei una donna cananea. Comunque, per ragioni che solo Dio conosce, fosse anche Tamar, Er, marito di Tamar, muore senza lasciare figli. Allora, in base alla legge del Levirato, Giuda dà Tamar a Onà, suo secondo figlio, per assicurare una posterità a suo fratello. Onà, sapendo che la posterità non sarebbe stata sua, ogni volta che si univa a Tamar si negava a lasciarla incinta. Cioè, egli fece quello che non era gradito a Dio, e il quale fece morire anche lui. Senza conoscere tutta la storia, ma giudicando Tamar dalla morte dei suoi figli, Giuda la rimanda a casa di suo padre e le ingiunge di restare lì finché il figlio più giovane fosse arrivato all'età del matrimonio per risposarla. Giuda non mantiene la sua promessa riferita a Sella e neppure libera Tamar del suo impegno. Ha avuto notizie della morte di Giuda, della sposa di Giuda. Compiuto tutto il lutto, il periodo di lutto, Tamar prende una decisione. Si fa trovare vellata come una sposa simbolica del dio Baal, cosa usuale tra le donne consacrate alla dea Ishtar nei pressi dei luoghi cananei. Vedendo quella donna velata presso la strada, Giuda la prese per Zonah, come una prostituta, e si unisce a lei, in cambio di un capretto del suo gregge, lasciandole in pegno il suo sigillo, il suo cordone e il suo bastone. Segue la narrativa e Giuda riceve la notizia che Tamar, sua nuora, era rimasta incinta. Senza essere in grado di collegare i fatti, Giuda prende la decisione di applicare a lei la pena capitale, dicendo: conducetela fuori e sia bruciata. Tamar lascia fare, è sicura perché ha un asso nella manica. Essendo condotta fuori, manda dire al suo suocero: dell'uomo a cui appartengono questi oggetti, io sono incinta. Riconoscendo i suoi oggetti, Giuda esclama: essa è più giusta di me, perché io non l'ho data il mio figlio Sella. Allora, la cananea Tamar non è portatrice di morte, come pensava Giuda, ma di vita, come testimonia i gemelli concepiti per sostituire i figli che aveva perso dovuto alla loro disobbedienza. Questa narrazione, come anche il libro di Ruth, testimonia che la perdizione di Israele non è rappresentata dal matrimonio misto, ma piuttosto dalla pratica dell'ingiustizia e della disobbedienza alla legge. Da Tamar e Giuda nacquero due figli, due gemelli, Perez, antenato di Davide nonché di Gesù, e Zera. L'episodio di Giuda e Tamar è un esempio di come la narrativa biblica insegna ai suoi uditori e lettori che dall'incontro interculturale non si eliminano le tensioni. Questa è una narrativa piena di tensioni. Bensì tramite il dialogo si genera una nuova cultura. Dunque, dagli scontri e incontri tra un ebreo e una cananea spunta un filo rosso che collegherà culture e popoli diversi nella generazione del popolo di Dio, sia dell'Antico che del Nuovo Testamento. Andiamo alla conclusione. Abbiamo iniziato questa relazione chiarendo che la vera interculturalità è più che la semplice coesistenza fianco a fianco con persone di nazionalità e culture diverse. Piuttosto l'ambiente interculturale ideale è quello che offre lo spazio e l'opportunità a persone di culture diverse di interagire tra loro e quindi arricchirsi e trasformarsi reciprocamente.
Con questa comprensione ci siamo rivolti alla Bibbia, avvicinandoci ad un esempio paradigmatico che illustra l'incontro e l'interazione interculturale. Incontri non perfetto, ma piuttosto ideale. Questo breve approccio, tra l'altro, il narratore biblico è anche un vero maestro nell'arte di educare i suoi lettori sul valore dell'interculturalità. L'incontro con queste e altre narrazioni bibliche aiuta senz'altro il lettore a individuare e riconoscere e anche convertirsi ad un modello di alterità interculturale e di cordialità verso coloro che provengono da un ambiente culturale, linguistico, etnico, politico ed economico diverso. Inoltre, vale a dire che, dal punto di vista del lettore, la Bibbia è un costante invito a fare esperienza di interculturalità o di esperienze interculturali, mentre tramite l'atto della lettura. Infatti, nell'atto della lettura, il lettore è chiamato ad abitare il mondo del testo, un mondo popolato da personaggi e culture, lingue, etnie, sistemi politici e tempo storico totalmente diverso da quelli dei lettori attuali. Comunque, una volta che il lettore si è avventurato ad entrare e abitare questo universo, durante il tempo della lettura è invitato ad essere aperto per interagire con i diversi personaggi e arricchirsi con quello che hanno da insegnarci. Ragion per cui, una volta che si è entrato in questo mondo, nell'uscire, il lettore non sarà mai più lo stesso. Nell'immagine ideale di Israele, cioè l'immagine ideale di Israele, è quella descritta dal profeta Isaia. Una città con le porte aperte per accogliere la ricchezza delle nazioni, di ogni popolo, di ogni cultura. Ogni diversità viene accolta nella città santa ed è portatrice di ricchezza che poi sommate, scambiate e condivise vengono moltiplicate per far risplendere la gloria di Dio che è nella città. L'oracolo di salvezza della prima parte chiama Sion caduta a risorgere. Una volta risolta, la città diventa un luogo di incontro per gli esuli, nonché per le nazioni che li convergono. L'identità della Nuova Gerusalemme viene affermata dal concetto di apertura, accoglienza e integrazione, invece di chiusura, esclusività e separazione. Grazie. Grazie, grazie perché sei stata anche nei tempi un po' più lunghi, ma comunque nei tempi che avevi detto. E vorrei sottolineare di questo in tuo intervento soprattutto due elementi che mi sembrano apparire. Il primo è il valore dell'esperienza, il valore del vissuto, no? Quindi come tutta la questione dell'interculturalità e dell'educazione all'interculturalità avviene in una vita che deve essere vissuta. Il secondo elemento è la questione degli spazi, no? Quindi il luogo ideale, come dicevi, è quello che dà l'opportunità a persone diverse, no? Di incontrarsi, di interagire tra loro e di arricchirsi e trasformarsi reciprocamente. Vorrei sottolineare questo aspetto dell'arricchimento reciproco, perché questo secondo me è un punto molto importante, perché alle volte noi siamo portati a credere, ognuno dalla sua parte, che noi arricchiamo gli altri. È più difficile riconoscere che invece sono anche gli altri, di qualsiasi altro si tratti, che arricchiscono anche noi. Bene. Prima di introdurre l'ultima panelista, ricordo a quanti ci stanno seguendo online che è possibile anche formulare delle domande, perché credo che avremo un piccolo spazio, no, professor Pandolfi, per la discussione, anche se tu non hai messo, non è stato messo l'orario della fine, no, di questa, ma penso che per l'una dobbiamo chiudere. Okay. Allora, introduco
la professoressa Anne Zell, pastora valdese. I suoi studi di laurea in teologia protestante sono stati completati presso l'Università di Heidelberg. Nel 1993 è stata consacrata pastora e svolge il suo ministero, soprattutto in Italia, mi pare di capire, no? Prima nelle Valli Valdesi, poi nel Verbano, Milano e anche Brescia. Ha guidato anche la Chiesa Evangelica Valdese di Brescia, che è una comunità multiculturale, con una maggioranza di credenti provenienti da vari paesi africani. È inserita e collabora a diversi progetti di integrazione, di accompagnamento, no? Di percorsi di formazione interculturale. Partecipa a progetti di scambi culturali fra donne ministri di culto, con una collega pastora della Chiesa Presbiteriana del Togo e poi anche contatti con la Chiesa in Olanda. No? E, un'ultima cosa che vorrei sottolineare è la sua collaborazione regolare nell'accompagnamento di candidati e candidate al Ministero Pastorale e nella formazione di giovani mediatori e mediatrici interculturali. Poi anche le sue altre competenze si possono vedere, no? nel curriculum che è stato anche inviato. Quindi do la parola alla professoressa, dottoressa, alla pastora Zell. Pastora Zell. Grazie, buongiorno a tutti e tutte. Sono veramente felice di questo invito perché dimostra un'ulteriore apertura. La Facoltà Valdese di Teologia è vicinissima, ma per certi motivi anche lontana, siamo confessioni diverse. Però credo, ho visto che la Urbaniana aveva dedicato anche un convegno, che a partire dalla conferenza di Edimburgo c'è proprio stato nella missiologia, nel confronto con altre culture, l'esigenza di iniziare, di portare avanti un dialogo fra le diverse confessioni, perché ovviamente, e questo tuttora persiste, è uno scandalo. Cristo non è diviso, ma le chiese e le nostre esperienze sono ancora dolorosamente divise. Perciò ben venga questo invito, ringrazio soprattutto il professor Pandolfi, e ben venga il tentativo di camminare insieme e di avere più scambi e dialoghi fra culture, confessioni, ma anche religioni diverse. Nel presentarmi avrete notato, e questa è anche una mia premessa e sottolineatura, io non sono una docente universitaria, non sono in primis una formatrice, ma sono innanzitutto una pastora evangelica. Sono stata consacrata, come è stato detto, in una delle grandi chiese regionali della Germania, ma sono da più di 20 anni adesso pastora in una chiesa di minoranza, nella chiesa valdese metodista, e svolgo il mio ministero ultimamente appunto in queste chiese segnate anche da una situazione di intercultura. Cosa è successo? Una chiesa che già ha questa situazione di minoranza, come la chiesa valdese, la chiesa protestante in Italia, si è visto a partire dagli anni 90 arrivare fratelli e sorelle dalle chiese, soprattutto dell'Africa, dalla chiesa metodista del Ghana per esempio, da altri paesi, che arrivavano nelle nostre chiese, non è che li cercavamo, e dicevano: voi siete la nostra chiesa, questa è casa nostra, vorremmo celebrare il culto con voi. E questo è stato vissuto dall'inizio come una grande scommessa e anche come una promessa, come per dire: è possibile essere chiesa insieme, cioè non donare o offrire in un altro orario uno spazio per celebrare a scompartimenti diversi, non interrogandosi, andando avanti ciascuno nella sua tradizione spirituale.
cioè protestanti, evangelici, ma comunque con un background, con un bagaglio, con una eredità culturale diversa. Sarà possibile celebrare insieme, ascoltarci, confrontarci, superare malintesi e conflittualità. E così, in un certo senso, queste piccolissime, minuscole chiese protestanti, che sono le nostre, sono diventate dei laboratori, dei cantieri interculturali, se vogliamo, crocevia di credenti con storie e sensibilità molto diverse, con dei preconcetti anche, però, con delle ombre, con delle ferite e con delle attese di belonging. Voi siete casa nostra, o come qualcuno ha detto, stiamo tornando da dove il Vangelo è partito, veniamo a casa, ma anche con un forte bisogno di mantenere, di conservare le proprie radici e tradizioni. È un contesto, come scrive Zoletto, che ascolteremo oggi pomeriggio nel titolo del suo contributo, proprio di alta complessità socioculturale. E, per così dire, ancora più complicato questo contesto se vi immaginate che una minoranza che già, chi vive in Italia lo sa, cerca di difendersi, che ha una forte identità, una forte anche consapevolezza della propria storia, improvvisamente si è trovata minoranza a casa propria. Non è come le grandi parrocchie cattoliche dove arrivano alcuni gruppi e che in qualche modo si integrano, ma quando tu sei, come sono stata a Brescia, in una comunità che ha appena 100 membri di chiesa e arrivano 150 fratelli e sorelle da altrove, questo cambia profondamente ed è una vera sfida e scommessa. Voglio proprio a partire da questo contesto, da questo progetto così complesso, essere chiesa insieme, pormi alcune domande e chiedermi della necessità di un percorso di formazione, perché questo è stato il punto di partenza dei percorsi di formazione interculturale e poi anche dell'istituzione di un master in teologia e diaconia interculturale, proprio il contesto vissuto delle nostre comunità, e sono state le stesse comunità durante il sinodo a chiedere fortemente che la formazione sia migliorata, che ci sia da una parte la possibilità di percorsi di formazione insieme, cioè non ci sono mai stati corsi di formazione per chi arriva in modo che possa vivere meglio e integrarsi meglio, ma dall'inizio dei percorsi insieme di reciproco arricchimento, mutual learning, lasciarsi trasformare insieme in cammino. Il professore Volker Küster, che è ordinario della cattedra per scienze delle religioni della missione all'Università di Magonza, nella sua introduzione alla teologia interculturale, scrive della rottura epistemologica radicale delle teologie contestuali con la teologia accademica occidentale. Ovviamente dicendo questo lui fa riferimento al manifesto dell'assemblea inaugurale di ITWOT, dell'Associazione Ecumenica di Teologi del Terzo Mondo, che è già del 76. Allora, se ci immaginiamo che già da quasi mezzo secolo c'è questa consapevolezza, questa domanda aperta, non basta dichiararla questa rottura, bisogna farne proprio l'esperienza, bisogna esporsi. E questo voglio partire proprio da questa mia esperienza da pastora, ho vissuto questa rottura, questa crisi sulla propria mia pelle. Perché soltanto così, e questo è stato già accennato anche da chi mi ha preceduto, proprio vivendo concretamente tutti i giorni questa rottura, questa domanda, ci permette di veramente sempre di nuovo cercare un approccio di dialogo che ci mette anche in gioco e in questione.
Allora, io sono una pastora, ho una buonissima formazione accademica, anche avendo studiato a Basilea, a Heidelberg, proprio tanti strumenti, ma mi sono trovata impreparata, inadeguata davanti alla richiesta di un mio membro di chiesa di origine ghanesi. Cosa succede? E ovviamente ho cambiato il nome di questa donna del Ghana. Questa Rose, appena rimasta vedova, chiede a me e alla sua pastora una sessione di preghiera per la liberazione e per la guarigione. I need deliverance and healing, pastor. Come to my house, pray with me, or my husband will keep haunting me. Sono spaesata, vengo dalla Germania, non è proprio quello che si chiede di solito alla pastora. Qual è il contesto innanzitutto? Non sono in Ghana, sono in un capoluogo della Lombardia, in un tempio valdese, ma sono invitata, per non dire costretta, dalla richiesta di Rose non soltanto ad accoglierla, non soltanto a entrare in dialogo con lei, ma di spostarmi altrove. Da lei nel suo mondo, sentendo le sue ferite, le sue paure, cogliendo il suo bisogno di guarigione innanzitutto e la sua attesa di liberazione. Spostarsi, lasciarsi spiazzare è necessario. Lo sottolinea Michael Jageser, un teologo della Reformed Church nel Regno Unito, e lui usa il termine displaced God talk. Spostarsi è necessario, ma nello stesso momento è necessario il rispetto dei confini e dei limiti invarcabili. C'è la necessità di belonging, di sentirsi a casa, ma non di melting, di diventare tutt'uno. E questo lo dico, l'ho vissuto sulla propria pelle, ho spesso e sempre di nuovo, non posso diventare africana. All'inizio, per far piacere, pensavo ai miei parrocchiani che vengono dal Ghana, ho messo tante volte dei vestiti africani. Adesso mia figlia, che è mezza camerunese, mi dice: mamma, tu non puoi farlo, è appropriazione di una cultura che non è tua. Ha anche ragione. Perciò questo visitare, farsi spostare, andare da un'altra parte non può diventare un voglio diventare come te. Però belonging è possibile. Io comprendo a questo punto in parte cosa la donna mi chiede. È una richiesta a me, pastora, ma la donna mi riferisce una autorevolezza che stendo a riconoscermi, domare spiriti e proclamare guarigione. Ovviamente l'autorità è della parola della quale sono ministro, non la mia. Perciò parto, e questo è il secondo punto importante, dalla parzialità della mia visione, della mia teologia, della mia esperienza. E riconosco il bisogno di mediazione o anche del lavoro congiunto. In questo caso concreto avevo bisogno, e sono molto grata, sono stata affiancata senza essere esautorata da un collega del Ghana, dal pastore presbiteriano Elimas Newell, molto più familiare con haunting and healing. Perciò c'era una reciprocità, una complementarietà. Avevo bisogno delle risorse e dei carismi altrui. Perciò non posso pretendere da sola, anche con mille formazioni, di diventare interculturale. C'è sempre anche la consapevolezza, io so e posso esserlo in parte. Lo possiamo essere solo insieme, questo percorso. E anche se parlassi mille lingue, è meglio di aver bisogno di un mediatore, di una mediatrice. Perché è un esercizio anche di umiltà e di parzialità. Alla fine, il mio terzo punto è: parto da ciò che ci accomuna, nonostante le differenze. Parto
dalla vulnerabilità, dalle ferite, dagli smarrimenti, dal bisogno di guarigione, di liberazione e di nuove possibilità di vita. E qui siamo tutti consapevoli che la pandemia ci ha in qualche modo costretti, qui non vedo più il collega che ha parlato prima, ma di vivere tempi africani, cioè di renderci conto dolorosamente delle nostre fragilità, della precarietà, però nello stesso momento ha messo anche in evidenza e ha accentuato la disuguaglianza e l'ingiustizia. Per esempio già nel rispetto all'accesso ai vaccini e alla sanità in generale. Certo, le ferite, i traumi individuali e di intere comunità sono differenti, sono narrate o anche taciute in modo diverso. Ma con la teologa Amélie Adamvie Ekwe, una teologa dal Togo, sono convinta che da lì proprio possiamo e dobbiamo partire, dalla nostra fragilità, dalle ferite, dalla vulnerabilità verso una teologia interculturale e nuovamente contestuale. Da questo broken world, cercando di abbracciare e mettere in comunicazione i diversi testi, narrazioni e culture, ammettendo di conoscere solo in parte, di aver bisogno dell'altro sguardo, dell'altra storia, rispettando e supportando la differenza e addirittura il disaccordo. E lì, nelle nostre chiese valdesi metodiste, parliamo dell'agreement about disagreement, soprattutto rispetto a delle chiese, a delle domande etiche molto spinose, perché la chiesa valdese è molto nota per le sue aperture anche sul piano etico. Per esempio c'è la possibilità della benedizione di coppie dello stesso sesso, ma evidentemente questo non sarebbe mai possibile per un collega che viene dal Ghana o dal Togo. Ma c'è stato un forte impeto addirittura dal Presiding Bishop of the Methodist Church of Ghana di dire possiamo stare insieme in una chiesa, in una comunità, non dobbiamo separarci con questo agreement about disagreement. Sappiamo in parte, sapremo alla fine in quale direzione camminare insieme. E velocizzo un po' la mia relazione, mi hanno detto ci sono pochi minuti rimasti. Per arrivare ai 20, parità con, con la parte cattolica. Allora, arrivo alle domande aperte, che ovviamente ci sono. Formarsi all'attitudine interculturale è davvero possibile e come? Cioè noi abbiamo cercato, e non proietterò il PowerPoint, magari solo l'ultima slide, posso già metterla? Mi mettete solo per favore l'ultima slide del mio PowerPoint che rimanga come immagine fisso? Allora, ovviamente una formazione interculturale deve essere reciproca e come ho detto tutti questi corsi di formazione erano sempre molto equilibrate, cioè nel senso la formazione è anche per i valdesi doc autoctoni, cioè si tende a una formazione di tutti e tutte in questo percorso. Perciò usando soprattutto l'insegnamento popolare, l'interscambio di esperienze e saperi, confini fluidi e scampi fra formatori, studenti, reciprocità, mediazione, team che si completano, e questi sono solo alcuni tentativi, piste di riflessione che bisogna andare avanti ovviamente. Ma una domanda che rimane, che sempre di nuovo ci poniamo, questa idea di un progetto di una formazione interculturale o di essere chiesa insieme è davvero condivisa o è soprattutto la nostra idea, tipo vogliamo rimediare, vogliamo recuperare, vogliamo di nuovo essere così bravi, noi dico europei, di avere adesso addirittura una teologia interculturale, a fondare addirittura degli istituti appositi? Questa è la domanda.
Perciò questa trasformazione che deve avvenire deve andare oltre a una cattedra di teologia interculturale. Tutta la teologia con tutte le sue discipline dovrebbe essere rivoluzionata e insieme anche la nostra Chiesa. Concludo, per concludere anche la storia di Rose, pur mirando a una teologia più possibilmente interculturale, a una prassi pastorale, ospitale, sconfinante, che vuole riconciliare, non saremo noi a ricomporre le varie rotture e guarire le ferite. Rimarranno dolorosamente visibili. L'orizzonte che supera i nostri limiti e che si apre oltre i confini non ci appartiene. Questo orizzonte è di Dio e delle sue promesse di guarigione e salvezza, di vita in abbondanza, di muri abbattuti, di inimicizie sanate. E questo è il nostro dolore, non siamo ancora arrivate. Ma a volte, sorprendentemente, questo orizzonte si apre, come nella storia di Rose o grazie a Rose. Abbiamo pregato a casa di questa donna, che abbiamo affissato un foglio «I am washed in the blood of Jesus» come protezione e salvezza, ma soprattutto abbiamo dichiarato la sua guarigione e liberazione nella Chiesa, nel culto domenicale. E l'orizzonte si è aperto quando delle donne non ghanesi, italiane, cioè come noi, mi hanno dichiarato che loro hanno ricevuto un annuncio di liberazione per la loro vita di coppia, per la loro separazione. Mi hanno detto: a me mancava un rito di liberazione, di nuova vita, di promessa. Perciò voglio sottolineare questo aspetto come attitudine, di aver bisogno dello sguardo altrove e di poter ricevere liberazione, annuncio di salvezza, proprio in questi contesti dove noi arriviamo ai nostri limiti e non possiamo uscire dalla nostra pelle. Concludo, spero di non aver prolungato troppo. Grazie, no, assolutamente no, non ha prolungato troppo. E, anzi, la questione è che sono temi molto, molto interessanti, molto ricchi, proprio perché toccano l'esperienza, la vita di persone, no? Non è semplicemente un discutere, diciamo così, di principi. E attraverso il racconto e la narrazione, no, dell'esperienza di Rose sono venuti fuori però anche degli spunti molto interessanti che possono andare al di là di questo singolo caso e che sono atteggiamenti, attitudini, prospettive che bisognerebbe in qualche modo fare proprie. Per esempio, questa necessità di essere, come dire, delocalizzati, dispiazzati, traduco così, nel senso che pensiamo sempre che altri siano stati spostati da un luogo all'altro, invece questa realtà riguarda ognuno di noi che pure vive nella sua terra, per esempio nella sua patria, nella sua nazione, eccetera. La necessità però di appartenere da un lato e dall'altro di mantenere la propria identità, che è un paradosso, però è necessario trovare un bilanciamento. La questione di assumere come punto di partenza la parzialità della propria esperienza, della propria visione, dei propri approcci e quindi riconoscere la necessità dell'altro che integra con la sua parzialità, per così dire, la mia parzialità, il partire dalle ferite, dalle vulnerabilità. E poi l'ultimo accenno, che assolutamente secondo me è decisivo, è che noi dobbiamo sempre riconoscere che c'è un orizzonte che ci supera e che è l'orizzonte di Dio. Quindi, allora, adesso noi abbiamo più o meno una decina di minuti, fino all'una, no? Per qualche domanda o per un minimo di discussione fra i tre panelisti. Io proverei, per vedere anche un attimo che tipo di recezione c'è stato, no? Dei vostri interventi, proverei a chiedere alle persone che sono qui presenti se c'è qualcuno che ha da porre qualche domanda.
possibilmente non aspettando dei tempi biblici, insomma. Ecco, prego. C'è qualcuno che ha un microfono? Sì, no, scusa, non so se poi sentono anche... O ti avvicini qui una... Ah, guarda i microfoni, ok. Serve un valletto, una valletta. Dico subito, visto il tempo breve, eccetera, per cortesia, domande brevi e non altri interventi, come talvolta accade. Sorry. Prego. No, la mia questione nasce da un'intuizione della pastora Anne Zell, cioè lo spostare, che secondo me potrebbe essere una questione aperta, dal tema della multiculturalità pensata in termini spaziali a quelli temporali, visto che ha parlato di promessa e che l'interculturalità sia quindi in un altro tempo, piuttosto che spazio. E in questo ritornava esattamente il tema della mattinata precedente, cioè della prima parte, quando appunto si richiamava Heidegger. Beh, allora Heidegger ha scritto Zeit und Zeit, non ha scritto semplicemente spazi e essere. Ok? Grazie. Sono stato abbastanza breve? Allora, è aperto? No. Sì, c'è la lucetta. Credo che non sia una domanda solo a me, ma è una domanda aperta che rimane a noi, che cerchiamo di incamminarci in questo orizzonte che ci sta davanti, e che ovviamente non ci impedisce a fare il possibile, quello che si sta facendo anche con questo convegno, ma sempre con questa consapevolezza che non è tutto nelle nostre mani. E a volte bisogna dircelo, e credo il Covid ci ha ributtato anche in questa stessa situazione con più consapevolezza, e se vogliamo imparare qualcosa da questa crisi, che non ci ha resi migliori, ma vedo il contrario, in verità noi siamo chiamati, credo, a accettare questo non ancora e fare nel tempo che ci è, nel frattempo, ciò che possiamo compiere soprattutto insieme, superando, senza cancellare le differenze, le barriere e i muri che ancora ci dividono. Però direi che anche qualcun altro potrebbe esprimersi su questa... Se vuole... anche... Sì, sin duda è más tiempo que espacio, porque la interculturalidad es proceso, no es obtener un resultado, sino es caminar, ¿no? Y por tanto es un proceso nunca, nunca cerrado, siempre abierto, ¿no? Y paso también, pues, por ejemplo, a Liceñela, bueno, la palabra puede estar cerrada en la escritura, perdón, la letra está cerrada, pero la palabra no, ¿no? Decía, la escritura requiere al lector, y por tanto no es un espacio cerrado la palabra, está abierta al lector y genera algo nuevo, decía ella, ¿no? A mí es lo que me llevo también, y incluso de Anne, perdón que os llame por el nombre de pila, después de haber compartido mesa, pues lo mismo, un proceso vital, ¿no? Que no está cerrado. A mí me trasladabas también, yo pasé 15 años en Zimbabue y me sentía lo mismo, ¿no? Esa minoría de sentirme venir de Europa y de repente la minoría soy yo, ¿no? Y es un proceso también, un proceso, y por tanto, sin duda, yo creo que sí debemos comprender la interculturalidad desde la perspectiva del tiempo y no tanto del espacio algo cerrado, sino siempre algo abierto. Okay. In prospettiva biblica posso dire che la propria narrativa che ho presentato ci dice qualcosa, no? Cioè, di spazi culturali diversi che si trovano, un ebreo con una cananea, e questi spazi che si trovano diventa promessa, perché da questo incontro nasce la radice da quale Gesù anche proverà come salvezza, no? E come pratica, mentre la pastora ne parlava,
Mi viene anche, sono stata in Brasile coordinatrice da un centro di accoglienza per i migranti, erano 200, la maggioranza africani in quella epoca dall'Angola e del Congo. Ecco, anche io mi sono trovata spiazzata a terra mia, no? E ho provato in tutti i modi a studiare, conoscere, approfondire la loro cultura per capire i loro atteggiamenti. E questo veramente è un processo in cui si supera lo spazio per vedere la promessa di Dio in quello che è a casa mia, come il messaggero di una buona notizia e non soltanto colui che viene ad occupare uno spazio. Grazie. Prego. Sì, no, abbiamo tempo ancora per un paio di domande. Sì, come vuoi. Allora vado prima, sì, io che almeno pronto. Prego Luca. Innanzitutto grazie a tutti voi. E volevo sottolineare anche che nella narrazione biblica di Elisangela mi ha colpito che era la donna cananea. Nel mondo ebraico chi trasmette l'appartenenza religiosa è la donna, è la madre. Sì, sì. Quindi questa dislocazione sulla parte femminile nella trasmissione è sì. Iper interculturale. Sì. Ma una domanda la volevo fare invece a Fermín, la con spagnola, sì che non hai necessità di traduzione. Quando conversavamo juntos, tu me hablabas que muchas veces en la iglesia se habla de teología y culturas. Pero en tu contribución la idea era de enfocarte en teologías de una cultura con teologías de otras culturas. Es decir, que el diálogo ahora, en este tiempo, es entre teologías y no solo teología oficial y culturas. Y si puedes compartir algo sobre esto. Scusa solo un attimo, brevemente se la fai in italiano, sì. Perché vedo che ci sono non tutti gli studenti, forse capiscono però hanno lo traduzione, spagnolo, credo che hanno introduzione. Fermín mi diceva, quando ci siamo sentiti, che spesso c'è uno schema che ritorna nelle nostre facoltà o nei nostri studi di inculturazione, di studi missiologici, è l'incontro tra la teologia e le culture. Dice, ma il dialogo di teologia interculturale oggi è tra teologie di varie chiese locali segnate dalla loro cultura e quindi non è la teologia che parla con una cultura ma parla con teologie stabili, accademiche, di lunga percorrenza, già formate in una diversità culturale e quindi forse ci si richiede un dialogo tra teologi, non solo un dialogo tra teologi e culture, sempre intesi in senso. Grazie. Se può fare la domanda anche lui, la raccogliamo in maniera tale che poi c'è la risposta conclusiva. Sì, grazie. Certo. Prima cosa che volevo dire, ringraziare per questo tema del congresso, perché è molto interessante, veramente molto attuale. La mia domanda è molto semplice, nel senso, io volevo domandare a tre referenti, ma forse soprattutto al professor Rodriguez López, sulla importanza della filosofia greca nel discorso filosofico della interculturalità e pure nel tema della teologia interculturale. Perché parlando, se mi ricordo bene, Papa Benedetto XVI ha detto una volta, parlando sulla ermeneutica cattolica, no? Della comprensione della storia, quella inculturazione irreversibile che è successo, diciamo, quando abbiamo preso nella teologia, diciamo, la filosofia greca. Allora, questa è la domanda, il ruolo della filosofia greca nel grazie. Un altro seminario. Prego una risposta, poi se anche voi volete aggiungere sì. Qualcosa. Yo soy breve para que podamos todos, intentaré ser breve para que todos podamos responder. Sí, sin duda, yo creo que el Concilio Vaticano II optó por la inculturación. Esa opción por la inculturación ha generado una diversidad de teologías en diferentes contextos y hoy, aunque obviamente el proceso de la inculturación y de la contextualización, como decía Sandra al comienzo, no ha terminado, porque además no puede terminar, porque si terminara, se traicionaría a sí mismo. Ese proceso no ha terminado, pero yo sin duda damos el paso a la interculturación, podríamos decir, a teologías inculturadas que han sido capaces de conceptualizar el contenido de la fe,
pero que no son capaces de atraparlo todo y por tanto necesitan ese diálogo para enriquecerse mutuamente. Yo creo que la interculturalidad va por ahí y una universidad como esta no debe ser solo un lugar para enseñar la teología, sino para propiciar ese diálogo intercultural entre teologías que ya no son menores de edad, sino teologías que son todas mayores de edad, que han crecido en un contexto, en contextos diversos, pero que se pueden enriquecer porque ninguna de ellas es capaz de comprender el misterio, pero todas son capaces de enriquecerse mutuamente. En cuanto a la, bueno, pues obviamente es una inculturación irreversible, pero porque es otra tradición que pertenece a la tradición de la Iglesia. Igual que la tradición que la Iglesia africana está generando, es también una inculturación irreversible, se sitúa al mismo nivel que esa inculturación irreversible hecha siglos atrás y que deben dialogar para caminar. Ahora, no debemos estancarnos en ninguna. Eso no supone un estancamiento porque nos traicionaríamos. Y yo, desde mi punto, o sea, para mí la cultura africana bantú del yo soy porque somos es lo que me abrió también a comprender o puede la teología situarse desde esa perspectiva hermenéutica, es decir, yo soy teología porque somos teologías. Va bene, grazie. Allora, chiudo semplicemente dicendo anche una piccola cosa sulla teologia greca e l'inculturazione. Io penso che quello sia una forma di inculturazione, irreversibile perché è avvenuto un tempo e non possiamo negare la storia, ma direi che io più che di qualcosa di irreversibile direi che si tratta di qualcosa di paradigmatico, nel senso che sono metodi, passi che sono stati fatti e che dovrebbe fare qualsiasi cultura. E io credo che soprattutto nel nord globale, mi dispiace anche dirlo, in una certa misura anche nelle pontificie università di Roma, nelle facoltà, così, non sempre c'è una declinazione plurale della teologia. Ecco, e questo un po' anche, così faccio un po' di pubblicità sia all'istituto che ha organizzato questo convegno, un istituto che è retto nella facoltà di missiologia, noi per la nostra piccola parte questo stiamo cercando di fare. Bene, fine della pubblicità e progresso, vi ringrazio della presenza, dell'attenzione e adesso ci fermiamo a questo pomeriggio. Alle 3. Grazie a te.